Ok, alla fine ce l'abbiamo fatta, ci siamo, quindi possiamo partire. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno a tutti voi che siete venuti a questo incontro inserito all'interno del Festival delle Trasformazioni. Non so chi ha avuto la bontà di seguirci un pochettino dall'inizio, per sapere, quantomeno per capire cos'è questo Festival delle Trasformazioni. È un po' quello che dico sempre, quindi è una cosa che ripeto, è una manifestazione che cerca di vedere i cambiamenti nella nostra società, i cambiamenti che sono in atto nella nostra società. Quindi abbiamo fatto parecchi incontri, tanti, ho perso il conto, e siamo a metà strada, no? Finiremo con il prossimo weekend. Una particolarità di questo nostro festival, oltre all'attenzione, agli incontri su alcuni temi specifici, quelli che abbiamo chiamato la società, è la collaborazione e la partecipazione corale da parte delle tante associazioni e delle scuole a livello cittadino. Per cui c'è un contributo da parte di tutti, mi viene da dire un contributo della città proprio per la buona riuscita della manifestazione. Un festival che, come potete vedere, al di là dei temi, che si sta trasformando, lo dicevamo ancora l'altro giorno, fino a qualche anno fa, fino a 2 anni fa, era inimmaginabile tutto questo ambaradan che abbiamo visto e anche questi microfoni, eccetera. Ma questo è una cosa positiva perché poi ci consente, cioè adesso lo facciamo, ci consente anche di metterci in collegamento con le scuole e con chi a questo incontro no, non può venire. Io il tema non dico niente, anche perché lo lascio coperto ancora per qualche secondo, per dare la parola alla conduttrice dell'incontro, la professoressa Laura Nizzoli, per condurre, per spiegare le motivazioni. Un tema, dico solamente questo, che mi sembra molto attinente al discorso delle trasformazioni. Mi sentite? Meglio. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa giornata che è stata organizzata da ACLI. Vi porgo i miei saluti, i saluti del nostro presidente Giuseppe Vullo, che è qui presente con noi in sala. Sono davvero onorata e felice di poter partecipare a questa giornata che è stata, insomma, molto sentita, nel senso che questo argomento noi lo stiamo portando avanti da un po' di tempo insieme a varie scuole cittadine, in quanto, insomma, i musei stanno cambiando la loro funzione. L'argomento un po' della giornata che tratteremo oggi è proprio quello, il cambiamento, la trasformazione che questa istituzione del museo sta compiendo nel corso di questi anni. I musei stanno cambiando in tutta Italia, stanno cambiando nel mondo, sono tanti i progetti in corso e quindi abbiamo pensato proprio di fare una giornata di riflessione a cui si collegherà quella che sarà poi una sfida dedicata a voi ragazzi. Vi ringrazio di essere presenti a questa giornata. Ringrazio anche tutti i ragazzi che so che sono collegati in streaming dalle scuole cittadine per seguire questo evento. La sfida sarà proprio quella di questo cambiamento che dovrà avvenire. Perché no, anche nella nostra città Vigevano? Molti studenti purtroppo non conoscono i musei vigevanesi. Noi insegnanti stiamo facendo un lavoro, no, per far sì che tutti possiate venire a conoscenza di quali meraviglie ci sono storiche in questa città e la sfida sarà proprio quella di lavorarci e di farli diventare dei luoghi nuovi, dei luoghi di incontro, quindi non più solamente dei luoghi di visione, no? Nell'immaginario collettivo il museo è proprio un luogo dove andiamo a visionare delle opere, no? Dove andiamo a recepire la memoria, le tradizioni, la storia, la cultura del nostro territorio, facendo un percorso che però è molto statico. Quello che ci promettiamo, insomma, ci pensiamo di fare insieme a voi, è proprio di lavorare al fine di farli diventare dei luoghi dinamici, dei luoghi di cittadinanza attiva, dei luoghi di incontro, dei punti di laboratori, dove voi ragazzi possiate un domani collaborare con gli operatori locali per trasformarli, per farli diventare dei luoghi un po' più vicini a voi, no? Dove poter organizzare anche degli eventi culturali,
anche su tematiche che interessano direttamente voi giovani, quindi non solo momenti di cittadinanza attiva, quindi su problematiche sociali che tutti sentiamo, ma anche, perché no, momenti dove si può parlare di musica, di sport, di cose un po' più vicine alla vostra età. Per fare questo noi, insomma, Scuole Cittadine ci siamo già attivate da un po' di mesi, abbiamo creato un team musei che sta lavorando in prospettiva di, ecco, di fare un progetto di cui magari parleremo meglio alla fine di questa mattina. Questa mattina vogliamo fare insieme un viaggio che parte dalla conoscenza dei nostri musei. Il nostro primo relatore, Pierluigi Muggiati, è proprio qui con noi per raccontarci, direttore dei musei civici, quindi ci racconterà quelli che sono i musei di Vigevano, per poi passare a qualche considerazione, insomma, un po' più vicina a questo discorso della trasformazione, del cambiamento. Vedremo insieme alle relatrici successive quelli che sono i progetti in atto, quelle che sono le possibilità vere, concrete, per vedere dei musei nuovi. Non mi perdo oltre, quindi cedo la parola a Pierluigi Muggiati, che ci farà una presentazione proprio, no, per farci vedere, sognare un po' attraverso quelli che sono i nostri bellissimi musei vigevanesi. Grazie. Allora, guardate, abbiamo uno strumento ipertecnologico, l'abbiamo portato apposta, questa meravigliosa sveglietta, dove cercheremo, insomma, di stare il più possibile nei tempi, visto che siamo partiti anche un po' in ritardo. No, nei tempi. Grazie per Luigi. Grazie Laura, buongiorno a tutti. Faremo una purtroppo rapida, ma spero esauriente, carrellata di quelle che sono attualmente le esposizioni o comunque le collezioni museali vigevanesi pubbliche, ovviamente non parliamo di collezioni private, accessibili e no. Premessa, da questa carrellata sono escluse delle raccolte museali che sono accessibili diversamente. Adesso mi sto guardando attorno, questo è un museo, voglio dire. Il Duomo di Vigevano è un museo perché ci sono delle opere d'arte notevoli. Noi adesso facciamo invece una carrellata su quelli che sono i musei proprio organizzati come tali. La prima immagine che si vede, sì, la prima immagine, immagine iniziale riproduce l'interno del castello, penso che tutti lo riconoscono, perché all'interno del castello Sforzesco ci sono ben 4 raccolte museali delle 6 attualmente visitabili in città. La prima raccolta che vogliamo presentarvi, purtroppo velocemente, ma vuole essere un invito anche ad approfondire e anche ad andarli a vedere, è il nostro Museo Internazionale della Calzatura Pietro Bertolini. Penso che molti di voi lo conoscono, almeno lo conoscono di nome, spero che molti l'abbiano visto. In realtà è un museo che raccoglie questa collezione di calzature. La più antica è questa qui in primo piano, che è la nostra immagine guida di fine 400, ma arriviamo fino a scarpe, le scarpe con tacco a spillo degli ultimi anni. È un museo è una raccolta che dal punto di vista museale attira molto, perché è un po' un unicum proprio a livello italiano, è l'unico museo pubblico dedicato alla storia della calzatura. Questa è un'altra veduta, è collocato all'interno del primo piano in castello, al primo piano delle scuderie, in locali molto belli. In questo caso, indubbiamente, questo vale un po' per tutti i musei, il contenitore aiuta molto anche il contenuto, cioè, sono molto belle. A fianco del Museo della Calzatura, sopra la prima scuderia, abbiamo invece la Pinacoteca Civica dedicata a Luigi Barni. All'interno della Pinacoteca Civica, come immaginate dicendo che è una pinacoteca, invece è una raccolta di opere d'arte, quadri e statue, essenzialmente quadri. Quelle che voi vedete qui in primo piano, no, torna un attimo dietro Isabella, per piacere. Questa è una veduta d'insieme, come vedete, è anche il nostro logo, questa infilata di queste 10 sale dedicate alla Pinacoteca. Qui nella prima sala, adesso non mi soffermo su tutte assolutamente, però voglio solo farvi notare questi strappi di affreschi, sono quello che rimane della decorazione originale di Piazza Ducale. Questi sono strappi di affreschi originali del 400, la decorazione di Piazza Ducale che si vede oggi è di inizio 900, sono molto belli. Ecco. Facciamo una carrellata rapida, vai pure avanti, grazie. Questo è uno strappo di affresco, è una Madonna con bambino in trono e santi, Sant'Ambrogio alla mia destra e San Pietro sulla sinistra.
è un'opera del 1515 di grandissimo valore. Altre opere che troviamo all'interno della Pinacoteca, qui cambiamo completamente genere e periodo, qui siamo fino all'Ottocento, sono questi due quadri di Pompeo Mariani, un famoso pittore ritrattista di Monzese di fine Ottocento, e sono opere di valore talmente elevato che ci sono state chieste più volte in mostre, in varie mostre dedicate a Mariani o la pittura dell'epoca. Pinacoteca Civica e Museo della Calzatura sono regolarmente aperti durante la settimana, al pomeriggio, dalle 14 alle 17.30, e sabato e domenica festivi sono aperti dalle 10 alle 18 con orario continuato. Sempre all'interno, nella struttura dei musei civici, esiste anche il Museo dell'Imprenditoria Vigevanese, che invece non si trova in Castello, ma si trova a Palazzo Merula, presso l'Archivio Storico Comunale. È dedicato alla storia dell'industria vigevanese, dal Medioevo ad oggi. È una parte fondamentale dedicata a quello che è stato il momento d'oro dell'industria vigevanese, che è il Novecento, e l'industria calzaturiera e meccano-calzaturiera. Andiamo avanti. Ecco, sempre in Castello, oltre ai musei civici, alla Pinacoteca, al Museo della Calzatura, abbiamo la mostra leonardiana, che magari ne avete sentito nominare. È una mostra multimediale, tutta dedicata a Leonardo da Vinci e al genio di Leonardo da Vinci, per cui ci sono varie sezioni che illustrano i vari spunti che ci dà Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci scultore, Leonardo da Vinci inventore, studioso dell'anatomia, pittore. Ovviamente di originale non c'è niente, perché non sarebbe proponibile avere qualcosa di originale di Leonardo da Vinci, ma sono tutte riproduzioni anche con la tecnologia moderna. Effettivamente devo dire che ha suo fascino, perché permette di avere una visione completa di questo personaggio di cui tutti parlano, ma secondo me non è ancora molto, molto conosciuto, non del tutto conosciuto. Anche la mostra leonardiana è aperta regolarmente tutta la settimana, sabato e domenica e festivi. Cambiamo adesso, sempre facendo una carrellata, sempre purtroppo rapida, almeno voglio essere rapido in questa parte iniziale con i musei che sono regolarmente aperti. Poi mi dilungherò un po' di più su quelli che sono i musei, le raccolte museali non accessibili. Ci spostiamo di pochi metri dal Castello Sforzesco, ci spostiamo alla cattedrale, al Duomo di Sant'Ambrogio, perché in locali attigui alla cattedrale esiste il Museo del Tesoro del Duomo, di cui abbiamo qua i rappresentanti che ci onorano la loro presenza in prima fila. È un museo che è stato riallestito recentemente, con delle metodologie molto, molto all'avanguardia. Questa è la sala degli arazzi, come potete vedere. Poi abbiamo, ecco, il modellino ligneo. Questo è il modellino ligneo di Ambrogio Dall'Onate. Quando è stata costruita l'attuale cattedrale, prima di costruirla, è stato realizzato un modellino bellissimo, veramente un'opera d'arte già di per sé. E poi abbiamo un'altra immagine che ci ha mandato la dottoressa Sanna. Questa è la sala dei corali, dei codici miniati. Questi codici miniati del 4 e 5 centeschi, giganteschi e bellissimi, con delle miniature incredibili. Il Museo del Tesoro del Duomo, se non sbaglio, è aperto il sabato e la domenica, vero? È aperto sabato e domenica, quindi insomma è un invito anche ad andarlo a vedere, perché ci sono veramente delle cose di altissimo valore. Cioè, mi duole dire che a livello di oggettistica sicuramente il museo più interessante di Vigevano supera nettamente i nostri musei civici. Allora, non è vero che mi duole dirlo, è un dato di fatto. Insomma. Cambiamo genere, perché tra quelle che sono le realtà museali accessibili, visitabili a Vigevano, c'è anche l'ecomuseo del mulino di Morabassa. È questo mulino che si trova lungo il corso della Roggia Mora, non so se chi lo conosce, comunque è appena al di fuori della città, insomma è appena al limitare della città. Cioè, siamo in campagna, ma è la campagna che è proprio ai limiti cittadini. C'è un museo di proprietà del Consorzio Irriguo Essesia di Novara, dove all'esterno è stato allestito un percorso didattico che voi potete vedere,
nella prossima immagine, che c'è un percorso didattico che illustra quello che è il sistema di smistamento e utilizzo dell'acqua nella nostra campagna lomellina. La campagna lomellina, che è essenzialmente coltivata a riso, la coltivazione del riso ha bisogno di molta acqua e la gestione dell'acqua si è formata nel corso dei secoli, si è formata questa abilità nei nostri avi nel controllo, nella gestione dell'acqua, nello smistamento, nel conteggio dell'acqua, perché ovviamente poi l'acqua si paga anche in base a quanto ne viene consumata. E qui fuori dal mulino, all'esterno del mulino di Morabassa, è possibile vedere questo sistema di chiuse, di canali, che a livello didattico e per le scolaresche so che è molto apprezzato. All'interno del mulino invece di Morabassa noi abbiamo un'esposizione permanente di proprietà dell'Associazione Culturale Città Ideale, un'esposizione permanente di modellini, riproduzioni di macchine, ingranaggi, disegni di Leonardo da Vinci. Quindi si riallaccia un pochettino alla mostra leonardiana che abbiamo in castello. Questa però c'è da molti anni, leonardiana è arrivata dopo. Qui abbiamo un esempio, vediamo sulla destra un esempio di ingranaggio. Voi sapete che Leonardo da Vinci studiava molto la meccanica. Questo è un esempio di uno studio. Sulla sinistra del foglio si può vedere l'ingranaggio e sulla destra la riproduzione moderna, sistema di moltipliche, se non mi so spiegare i particolari. È comunque molto interessante, è una cosa un po' particolare. Ecco. Terminiamo la carrellata su quelli che sono i musei attualmente visibili a Vigevano con il Museo Archeologico Nazionale della Lomellina. Ritorniamo in castello, perché questo è collocato all'interno della terza scuderia del Castello Sforzesco. Questo museo è di proprietà della soprintendenza archeologica, cioè è di proprietà dello Stato, è ministeriale, non è civico come i nostri. All'interno di questa terza scuderia, che è molto bella, esattamente come le altre due, c'è questa ricca collezione di oggetti rinvenuti più o meno casualmente durante gli scavi, durante i lavori di vario genere. Sono tutti reperti di origine tombale, quindi sono tutti oggetti che vengono da scavi di necropoli, dalla preistoria fino all'alto medioevo, fino all'ottavo, nono secolo. E quindi provengono tutti dal territorio vigevanese e lomellino. Questa è una veduta d'insieme. Poi abbiamo un'immagine, ecco, questa è un po' l'immagine, questa è l'immagine guida del museo stesso. Queste sono le famose colombine, sono cioè dei balsamari, dei contenitori di profumi e di unguenti in vetro, che venivano deposti all'interno delle tombe, sono molto belli. Questo è un altro esempio, un'altra sala, sempre del Museo Archeologico, questa è dedicata ai laterizi, questa forse rende meno degli unguentari, ma a me io sono un appassionato di laterizi, e allora mi è piaciuto metterli. Questi sono i classici tegoloni romani, che venivano, sesquipedali si chiamano, che venivano usati sia nelle costruzioni, ma venivano usati anche nelle sepolture. Se ne trovano molti nelle campagne, perché le tombe semplici venivano coperte, chi non poteva permettersi un sarcofago, gli si scavava una tomba nella nuda terra e poi veniva coperta con questi tegoloni che servivano a coprire la sepoltura. Se ne trovano parecchi. Ecco, direi che qui terminiamo quella che è la carrellata di quello che è attualmente visibile. Non vi ho detto che il museo archeologico è aperto tutte le mattine dal martedì al sabato. Sono tutti i musei, e anche il museo di Morabassa, cioè, sono tutti aperti, quelli che abbiamo visto fino adesso. Vigevano però non è solo questo, quella che è l'offerta museale e artistica vigevanese è più ampia. Purtroppo non tutto è a oggi, allo stato attuale, accessibile, ma credo che il compito di questa chiacchierata sia anche quello di mettere in evidenza ciò che potrebbe un domani ritornare o essere accessibile. Questo è Palazzo Roncalli. Palazzo Roncalli è la sede dell'Istituto Arti e Mestieri Vincenzo Roncalli, in Via del Popolo, che sicuramente tutti i vigevanesi conoscono, almeno di nome. Palazzo Roncalli attualmente, l'Istituto Roncalli attualmente ha dei problemi di ordine gestionale, diciamo, per cui all'interno del palazzo c'è una raccolta di quadri, c'è una pinacoteca di opere dell'Ottocento similare a quella che abbiamo noi in pinacoteca. Ci sono i principali pittori vigevanesi, Bocca, Raffaele, insomma,
questi pittori. Questa è la foto della sala dell'Ottocento, molto bella. Vincenzo Roncalli era un senatore, era molto ricco e il suo palazzo era un palazzo degno di un personaggio di spicco come era lui. Questa, vedete, questa sala dell'Ottocento, vedete, che viene utilizzata anche per concerti, vedete che c'è un pianoforte. Purtroppo attualmente la raccolta artistica dell'Istituto Roncalli non è accessibile. Ma ancora meno accessibile è questa, che a livello di quadri è forse la raccolta di opere d'arte insieme al Museo del Tesoro del Duomo, è sicuramente la raccolta più ricca e artisticamente più valida che esiste a Vigevano. Siamo all'ospedale. L'ospedale di Vigevano, tutti lo conosciamo per ovvi motivi, ma forse non tutti sanno che al primo piano dell'ospedale, in due locali attigui a quello che è la sala del Consiglio, sono collocate delle opere d'arte di proprietà dell'ospedale vigevanese, provenienti da quelle che erano i piccoli ospedali o le opere pie sparse sulla città, che poi sono state tutte aggregate all'ospedale di Vigevano, che è stato costruito a fine Settecento. Per cui abbiamo opere d'arte provenienti da varie istituzioni caritative sparse sul territorio vigevanese. Ed è veramente una raccolta di grande valore. Qui, per esempio, vediamo questa annunciazione di Bernardino Ferrari, il pittore vigevanese, di cui abbiamo lo strappo di affresco, abbiamo visto prima nella nostra pinacoteca. È un'opera d'arte, è probabilmente un bozzetto, perché l'opera d'arte è piccolina, probabilmente era un bozzetto preparatorio di un'opera di più grandi dimensioni che non è conosciuta. Poi abbiamo la presentazione di Maria al Tempio di Camillo Procaccini, un'opera del 600, un'opera bellissima, che è stata già presentata più volte, esposta in varie mostre, perché è un'opera di altissimo valore. Voi vedete al centro questa bambina con la candela, è Maria, la madre di Gesù, insomma, che secondo i Vangeli apocrifi era stata presentata al Tempio. È un episodio che nei Vangeli sinottici non compare. Però al di là di quello l'opera d'arte è di altissimo valore. Cosa abbiamo qua? Ecco, la galleria dei benefattori. Tutti coloro che lasciavano dei beni, dei soldi, delle proprietà all'ospedale avevano diritto a un ritratto. Ovviamente più era grande il lascito, più era grande il ritratto. All'interno di questa galleria dei benefattori, che sono moltissimi, è una galleria, non abbiamo mai contati, ma saranno parecchie decine di questi ritratti. Abbiamo messo in evidenza questo che voi vedete sulla sinistra, di donna Francesca Manara Negrone. Prima di tutto l'opera è... In generale questi ritratti di benefattori non hanno invece un grande valore artistico, ma questo sì, è opera di Raffaele, del pittore vigevanese Raffaele, ed è donna Manara Negrone, è colei che ha fondato l'Istituto Negrone, colei che ha donato i terreni su cui costruire l'attuale ospedale, è stata una grande benefattrice per Vigevano. Questa è un'altra opera, questo Vincenzo Boniforti, un pittore vigevanese dell'Ottocento, questo è il classico esempio di pittura ottocentesca di argomento storico, quella di Rienzi, un personaggio del 300 di Roma, romano. Questa è un'altra veduta di questa galleria dei benefattori di cui abbiamo parlato prima. Questa è l'unica opera d'arte che è attualmente visitabile di questa, delle varie opere d'arte dell'ospedale, perché non la vede mai nessuno, ma in realtà questa, se voi entrate in ospedale, nell'atrio dove si accede in ospedale, se voi guardate sulla vostra destra ci sono le scale che salgono sul primo piano, a fianco delle scale c'è questa statua bellissima di inizio 800, che è di autore anonimo, in marmo di Carrara, quindi molto alto, perché già il basamento è alto, poi con la statua arriveremo a 3 metri, credo, comunque è un'altezza notevole, rappresenta la carità, è la,
l'immagine della carità, questo, cioè vedete questa donna, ah no, sono un altro, sono... niente, tranquillo. Questa immagine di questa donna che con un seno allatta un bambino e ne tiene un altro fianco, è proprio l'iconografia classica, ma è molto bella dal punto di vista proprio della realizzazione, è un'opera di stile, di pieno stile ancora napoleonico, di epoca neoclassica, neoclassicismo puro, ma veramente di grandissimo valore. Purtroppo, questa statua, che è un po' nascosta, non tutti la vedono, ma la prossima volta che andate in ospedale buttateci un occhio, e si può anche vedere, andare davanti, cioè è accessibile, tutto il resto della quadreria non è visitabile, anche perché è collocata in due locali molto angusti. Ogni tanto nel corso degli anni è stata aperta, quindi penso che alcuni vigevanesi la conoscono. Speriamo un domani di poter esporre o presso la nostra Pinacoteca o presso altre sedi idonee, se non tutta la quadreria dell'ospedale, almeno le opere principali, perché 6 o 7 opere di altissimo valore ci sono, 2 le abbiamo viste, ma ce ne sono altre, però non potevamo dilungarci più di tanto. Questo è un esempio di una raccolta artistica che fa parte della storia di Vigevano, perché la quadreria dell'ospedale racconta la storia della città, che attualmente la città non solo non può vedere, praticamente non conosce. Un'altra raccolta, se non artistica, ma storica, che costituisce la storia della nostra città, è quella che noi oggi chiamiamo la raccolta dei cimeli risorgimentali. Che cos'è? Allora, non so se qualcuno di voi si ricorda o lo sa, nel 1954, presso Palazzo Crespi, l'attuale sede della Biblioteca Civica, era stato aperto il primo museo civico, che nel corso degli anni poi è stato dedicato a Luigi Barni. Luigi Barni era uno storico archeologo vigevanese che si era dato molto da fare perché Vigevano si dotasse di un museo. Lui non ha fatto in tempo a vederlo perché è morto 2 anni prima, ma nel 1954, presso il primo e il secondo piano, le sale del primo e secondo piano dell'attuale Biblioteca Civica, era stato realizzato questo museo civico che raccoglieva opere molto diversificate. In questa immagine noi l'abbiamo messa perché è una delle poche immagini belle a colori che abbiamo. Queste immagini, queste vedete, c'era l'esposizione anche dei quadri. Tutti questi quadri che voi vedete esposti qui adesso sono collocati in Pinacoteca. Ma questo museo civico raccoglieva di tutto. Andava dai reperti di epoca preistorica, dal corno del bisonte di epoca preistorica fino alle punte di freccia usate dagli uomini primitivi, fino alle opere del Novecento, fino a oggetti del Novecento. Facciamo una rapidissima carrellata di alcuni di questi oggetti che erano esposti. A un certo punto tutto questo museo negli anni 90 è stato smantellato perché Palazzo Crespi aveva grossi problemi di statica e quindi hanno dovuto ritirare tutto, ha ritirato tutto nella cantina di Palazzo Crespi. Nel corso negli ultimi anni, grazie ad alcuni volontari, abbiamo potuto recuperare questi oggetti che erano stati ammassati e quasi ormai dimenticati in queste cantine, sono stati lì più di 20 anni, e questo materiale è stato recuperato, non è visibile ma è tutto recuperato, abbiamo anche un inventario. Questo è un esempio, per esempio, di alcuni oggetti che erano esposti, che abbiamo stati recuperati e studiati. Queste sono 2 monete di epoca augustea, quindi 2 monete romane, probabilmente trovate da Barni. Barni era un archeologo dilettante che andava in giro per le campagne a scavare. Ecco. Oggi non si potrebbe più, ai suoi tempi si poteva. Non sappiamo la provenienza, non sappiamo il contesto di scavo, di provenienza di queste monete, quindi non sappiamo se sono state trovate a Vigevano o chissà dove o in quale località. Hanno un valore di per sé perché sono 2 monete romane, voi vedete su un lato c'è il ritratto dell'imperatore, c'è anche la scritta da qualche parte Augustus Imperator, Pater, qualcosa del genere, c'è scritto, e sull'altro lato SC, che vuol dire Senatus Consultus, no, per ordine del Senato. Ma c'è di tutto, c'era di tutto in questo museo civico. Qui per esempio vediamo tutt'altro rispetto alle monete romane di prima. Qui abbiamo per esempio sulla sinistra un fucile austriaco usato durante le guerre di indipendenza, è stato un modello del 1854, quindi probabilmente un fucile che è stato recuperato sui campi di battaglia della seconda guerra di indipendenza.
Tutti questi oggetti sono adesso custoditi presso l'archivio, quindi sono incartati, inventariati e tutto, ma su richiesta possono essere visibili. È un fucile ad avancarica, su quelli che appunto si caricava la polvere da sparo e la cartuccia si caricavano dall'alto. Questo è ancora funzionante, il meccanismo è funzionante. Questo in basso sulla destra invece non è una pistola, io non me ne intendo molto di armi, la verità, ma mi ho scoperto che è un provapolvere, cioè serviva per vedere l'efficacia della polvere da sparo. Poi cosa abbiamo? Ecco, la giubba del Garibaldino, questa sicuramente è una delle cose più preziose che erano esposte presso il vecchio museo civico voluto da Barni e che adesso abbiamo recuperato, abbiamo anche fatto restaurare. Qui vedete com'era prima e dopo il restauro. È la giubba di un garibaldino, di un ragazzo giovanissimo di 17 anni, Barbaro, se non sbaglio si chiamava di cognome, Veneto, che ha partecipato alla campagna di Garibaldi della Terza Guerra d'Indipendenza, quindi del 1866, poi ha fatto carriera, questo era un ragazzo in gamba, è diventato capostazione di Milano, aveva sposato una vigevanese, alla sua morte la moglie ha lasciato al comune questa giubba. Che sono oggetti rari perché è difficile trovare i cimeli garibaldini in giro. Sulla sinistra qui vediamo un kepi è un copricapo, i copricapi che usavano i militari. Questo è un kepi usato di proprietà del tenente Luigi Fusi, un vigevanese figlio del barone Fusi, era una delle famiglie più in vista di Vigevano, morto nella battaglia di Dogali del 1887. La battaglia di Dogali è un episodio, credo poco studiato, ma insomma un episodio della prima campagna coloniale d'Italia, dove c'è stato un reggimento di soldati italiani che sono stati sterminati da nemici eritrei, credo che fossero. Sulla destra invece abbiamo una bandiera portata dai vigevanesi che durante le cinque giornate di Milano nel 1848 sono andati a dare manforte ai milanesi. E allora abbiamo il tempo finito. Ma abbiamo finito? Vero, abbiamo finito. Terminiamo con questi oggetti della Prima Guerra Mondiale. Sulla sinistra un elmetto tedesco, inconfondibile oserei dire. Sulla destra una maschera antigas. Ah, gli obici, sono gli ultimi, è finito. Questi sono esempi di obici, sempre della Grande Guerra, recuperati da qualche soldato vigevanese che se li ha portati a casa e poi li ha donati. Grazie per l'attenzione. Grazie. Grazie infinite Pierluigi, è un peccato dover restringere insomma queste presentazioni, no, perché sui musei di Vigevano potremmo parlare per giornate intere. Ecco, abbiamo visto adesso questo viaggio in quello che abbiamo, no, nei nostri musei. Facciamo con il prossimo intervento invece proprio un balzo in avanti. Insieme a Anna Chiara Cimoli, che insomma, ha un curriculum veramente enorme, lo restringiamo presentandola come storica dell'arte museologa, come insegnante docente dell'Università di Bergamo, anche presente in statale a Milano. Con lei facciamo questo piccolo balzo in avanti, proviamo a capire come dai musei che abbiamo si possa passare, no, a spazi nuovi, a musei visti come proprio luoghi di identità, di cittadinanza attiva, come luoghi nuovi, diversi. Grazie, cedo la parola ad Anna. Grazie mille a voi, a tutti e a tutte, grazie per l'invito, mi fa molto piacere essere qui oggi e anche poter parlare con tutti e tutte, ma anche con studenti di scuola superiore, essendo io stata per molti anni un'insegnante appunto di scuola superiore ed essendo molto appassionata della possibilità di interloquire con chi ha vedute più aperte, senz'altro, della mia o delle persone della mia generazione. Io provo nel poco tempo che ho e soprattutto nella volontà magari di ascoltare anche chi viene dopo e chi vuole intervenire, a tracciare qualche riflessione proprio molto, molto, molto così in forma di pennellata
su quello che mi sembra, per la mia esperienza, che i musei possano diventare. In parte già lo sono. Penso sempre che quando il Louvre viene aperto alla cittadinanza, ai cittadini di Parigi, dopo la Rivoluzione francese, beh, il Louvre è come una piazza coperta, è come una strada coperta, è un posto in cui la gente va a studiare, a disegnare, a chiacchierare, a incontrarsi. Ci sono queste stampe molto belle, che forse qualcuno di voi ha visto, in cui proprio si racconta come un sabato pomeriggio animato, un po' mercato, un po' luogo d'incontro, un po', insomma, un luogo molto disordinato, molto spettinato, molto attraversato, molto vissuto. Non c'è un modello ideale, io non sono né per il museo silenzioso, né per il museo invece a tutti i costi animatissimo, in cui succedono 100.000 cose. Penso però che sia fondamentale riflettere su quello che ogni realtà può esprimere dal punto di vista proprio di un potenziale di relazione con la propria comunità di riferimento. E in questo senso vado a raccontare, ripeto velocemente, qualche esperienza che porto nel cuore, che mi serve quando studio o quando faccio progettazione, perché non ho detto questo in mezzo secondo, cioè che io sono un'insegnante, sono una storica dell'arte e anche una progettista, soprattutto ho lavorato col tema della migrazione, col tema della diversità culturale in generale. Qual è il ruolo della memoria se non la incorporiamo, mi chiedevo, cioè da tanti anni anche in Italia facciamo una grandissima riflessione, per esempio sulla storia della Shoah, sulla storia della Seconda Guerra Mondiale, sulla storia degli eccidi, sulla storia, diciamo, il cosiddetto conflicted heritage, cioè il patrimonio che è oggetto anche di, come dire, di scontro, di dibattito. Ed è sempre difficile portare nelle scuole questa riflessione, perché sembra qualche cosa di molto lontano e che si rischia quasi di consumare a forza di ripeterlo. Ma c'è forse un livello un po' più profondo, che è quello proprio dell'incorporazione, che passa attraverso, diciamo, il nostro corpo fisico. Per fortuna ce l'abbiamo e lo portiamo con noi, anche se spesso lo bistrattiamo un po', ma diciamo è un livello un po' più interiore, un po' più profondo, che non siano soltanto le nozioni, le informazioni che possiamo apprendere studiando, ascoltando i professori, ma che sia un livello proprio di assunzione di responsabilità, mi viene da dire, lasciarsi attraversare dalla memoria, chiedersi che cosa può dire per ciascuno, ciascuna di noi. E allora vi presento il lavoro di un mio amico che è un artista molto bravo, si chiama Gianni Moretti, che ha dedicato un lavoro secondo me bellissimo a Sant'Anna di Stazzema, che è il luogo di un eccidio nazista. In sostanza questo lavoro di Gianni, che è uno scultore, è un artista, consiste nel periodicamente tutti gli anni al 25 aprile e all'anniversario della strage di Sant'Anna andare con cittadini, cittadine, ragazzi delle scuole a piantare questi bellissimi chiodi che lui ha fatto produrre a forma di cardo, e questi chiodi vanno in sostanza a ripercorrere le mulattiere attraverso cui i nazisti sono saliti al paese di Sant'Anna. È un rituale a cui partecipano anche alcuni dei sopravvissuti, ma qui ogni volta si aggiungono persone nuove, ragazze che entrano alle medie, ragazze che entrano al liceo, chiunque vuole andare lì, e proprio l'idea è quella di continuare a segnare il territorio in un modo, come vedete, molto delicato, molto poco invasivo. Le foglie dei castagni ricoprono ogni anno questi chiodi, e quindi parte del lavoro è andare un po' a rispolverarli. La memoria incorporata, questo è un lavoro di un'artista cubana, Tania Brughera, in un museo di Londra, che forse qualcuno di voi ha visto, Tate Modern, dove lei ha lavorato proprio sul contatto e il calore, quindi lo spazio di questo enorme spazio industriale viene trasformato dal calore dei corpi. È un lavoro dedicato al tema dei rifugiati e dei richiedenti asilo, e vedete che l'idea è proprio quella di modificare lo spazio del museo col proprio corpo. Modificarlo per poco tempo, perché poi è un'installazione e il calore scompare, ma intanto siamo entrati veramente nelle maglie del museo. Qual è il ruolo della memoria se non la frequentiamo? Cioè se è un cassetto che apriamo una volta all'anno e poi lo richiudiamo perché abbiamo altro da fare. E il lavoro più
chiaro, secondo me, più radicale è quello di un architetto olandese che si chiamava Aldo van Eyck, che ha lavorato sul tema della trasformazione dei luoghi, delle macerie della guerra in spazio giochi per i bambini. I playground di Aldo van Eyck ad Amsterdam sono proprio quello, cioè risarcire la vita, no? Riportare la vita dove ci sarebbero solo macerie. E qual è il ruolo della memoria se non l'alleniamo? A Milano, per esempio, che è la città dove io abito, e quindi mi capita spesso di passare di fronte al monumento a Indro Montanelli, come certamente sapete c'è stata una rilettura anche di alcune affermazioni di Indro Montanelli, che ha sposato una bambina di 12 anni durante appunto la stagione coloniale italiana, e c'è un grandissimo lavoro di reinterpretazione intorno al monumento a Indro Montanelli, che è stato oggetto di riflessione, in parte di attacchi, di, diciamo, rinegoziazione. Che valore ha? Se ne può parlare, questo io credo, no? Se ne può parlare. Forse musei, monumenti, segni visibili sono i luoghi intorno a cui si può raccogliere una conversazione a volte difficile, a volte scottante, sono temi che toccano tutte noi, credo, da vicino, ma è bene che questa conversazione resti aperta. Procedo un pochino velocemente dicendo che il ruolo fondamentale che abbiamo noi è quello di continuare a tenere vive le interpretazioni, cioè di fare in modo che intorno a qualunque oggetto del patrimonio, intorno a qualunque segno testimoniale del passato, ci sia un'interpretazione che deve essere sempre attuale, che è per forza sempre attuale, perché noi siamo oggi, viviamo nel presente. L'anno scorso ho condotto con un gruppo di miei studenti di un liceo e con un museo milanese un lavoro di coprogettazione proprio intorno al tema di mantenere viva la memoria e soprattutto mantenere vive le interpretazioni. Questo è un museo di arte cristiana che si trova nella parte nord di Milano, vicino all'ospedale di Niguarda, ed è un museo molto connotato in chiave cattolica, diciamo, perché raccoglie una collezione di arte proprio legata alla diocesi di Milano. Però le scuole che insistono su quel territorio, ma tutte quante le scuole milanesi, sono scuole in cui ci sono persone atee, ci sono persone che si riconoscono in altre religioni, ci sono persone che magari sono cresciute all'interno di una certa fede e poi hanno deciso invece di abbandonarlo, di spostarsi su altri percorsi di ricerca. E insomma il museo ci ha chiesto di provare a interpretare in queste chiavi aperte, plurali, multiple, molteplici, non dogmatiche le opere d'arte, senza nulla togliere alla specificità di ogni percorso di fede, evidentemente. Quindi non per dire che in fondo siamo tutti persone con una spiritualità, al contrario, proprio perché ciascuno riflettesse su qual è un percorso in cui identificarsi. Se vi interessa, il PDF di questo libro che abbiamo pubblicato è scaricabile dal sito di Villa Clerici, che è il museo su cui abbiamo lavorato. Musei come spazi in cui coltivare benessere. C'è una forte spinta in questo periodo storico proprio sui musei come luoghi in cui andare a coltivare il benessere, qualunque cosa voglia dire. Non vuol dire per forza fare lezione di yoga al museo, che a qualcuno può piacere come idea, a qualcuno può fare orrore, non importa, anche su questo credo che non si debba essere dogmatici, ma questa è una mia posizione personale. Però, diciamo, ci sono esperimenti ed esperienze molto preziosi. Vi faccio un esempio che ho visto proprio ieri e che mi è sembrato interessante proprio da presentare oggi. L'immagine in basso a destra con i cani è un lavoro che un museo statunitense dedica ai caregivers dei cani terapeutici, cioè i cani che fanno terapia con persone per esempio nello spettro autistico. L'idea è stata quella proprio di regalare un progetto alle persone che si prendono cura di quei cani. Quindi vedete, un percorso lungo e complesso, ma interessante che un museo si sia posto
questo problema. I musei come spazi in cui coltivare relazioni, che va bene anche se ci piace andarci da soli al museo, anzi io spesso ci vado da sola, ma è comunque un'attività relazionale, su questo non ho dubbi. Vi ho presentato, vi ho portato alcune foto, per esempio questa in basso a sinistra, un'esperienza legata a danza e Parkinson che molti musei italiani stanno facendo, questa è all'Accademia Carrara di Bergamo ed è un'esperienza secondo me meravigliosa. In alto a destra questo lavoro sui chakra e la possibilità di lavorare sui capelli, sul cranio, sul cuoio capelluto in un museo di Rotterdam, è un piccolo workshop che il museo ha organizzato settimana scorsa. In basso al centro questa idea dei giardini, dei musei, che durante il Covid sono diventati in molti casi orti in cui produrre cibo da portare alle persone vicine. Quindi vedete questa idea che il giardino botanico, ma anche il giardino del museo di scultura, diventa produttore di cibo e le persone che lavorano nel museo durante la pandemia sono andate a distribuire appunto frutta e verdura fresca a persone che magari non potevano uscire di casa. E poi moltissimi programmi per adolescenti, in particolare questo è il MoMA di New York, ma potremmo citarne tantissimi. L'ultima parte del mio intervento è dedicata a un progetto a cui sto lavorando proprio in questo periodo, da un anno a questa parte, di cui siamo con il gruppo appunto di progettisti con cui lavoro, che si chiama Bicittà, un collettivo di architetti e di educatori di Milano con cui lavoro da 20 anni. Ci siamo inventati un progetto che mi è sembrato, come dire, che mi andava di condividere con voi, perché forse può essere, chi lo sa, oggetto di conversazione o di riflessione o di spunto per qualcuno. Si chiama MUBIG ed è il museo di comunità del quartiere di Greco a Milano. Greco sta a nord-est, quindi verso Sesto San Giovanni, Monza, tutta la zona diciamo industriale che dagli inizi del Novecento è stata proprio Pirelli, Breda, trasformata dalla rivoluzione industriale ed è segnata, come vedete nella mappa, da questo taglio piuttosto importante, sono i binari del treno che portano verso nord-est. È un quartiere tecnicamente di periferia, ma che non si concepisce come una periferia, anche perché ha la sua piazza, la sua chiesa antica, una memoria storica molto forte, è uno dei borghi che sono stati annessi a Milano negli anni 20 del Novecento. All'interno di questo quartiere noi abbiamo preso in gestione una vecchia cascina che è stata divisa con un progetto di co-housing sociale, è stata divisa in alloggi, ho ancora 4 minuti, sì, ce la faccio, micro alloggi in cui ci sono persone fra di loro molto diverse, genitori single con figli, quindi mamma bambino o papà bambino, giovani lavoratori, 25, 28, 30 anni, e persone anziane autosufficienti, settantenni più o meno. Noi abbiamo trasferito lì il nostro ufficio e quindi, dico noi per dire a Bicittà, ma insomma non sono io in prima linea, ma i miei colleghi, quindi garantiamo una sorta di portineria sociale, di presidio, non 24 ore su 24 perché non è il nostro mestiere, ma certamente negli orari d'ufficio. Oltre a ciò ci sono un sacco di servizi condivisi, di spazi comuni, la lavanderia comune, eccetera, eccetera. Un bellissimo giardino. Come intuite, siamo assolutamente a ridosso delle arcate ferroviarie. E ero lì settimana scorsa, succede questa cosa che a me fa molto ridere, cioè che passano per fortuna pochi treni e sono solo treni merci, ma ormai conosciamo tutti i macchinisti, quindi quando passano suonano il clacson, ci si saluta, insomma una scena abbastanza atipica. Ecco, questo è il contesto, quindi vedete una piazza recuperata in un luogo che è stato in dismissione per 20 anni più o meno, in cui abitano persone fra di loro estremamente diverse. Non vi so dire come in pandemia tutto questo sia stato quasi miracoloso, nel senso che tante fragilità si sono tenute in equilibrio reciprocamente, anche perché il prezzo delle case è molto basso, in cambio noi chiediamo qualche ora di disponibilità e di volontariato. Quale occasione migliore per la progettazione di un museo? E qua ognuno ha le proprie manie. La mia è sicuramente quella che, come dire, che un progetto così ricco andasse raccontato anche in una forma visiva e che quindi ci fosse spazio per costruire MUBIG, il Museo di Comunità di Greco.
Noi l'abbiamo definito un museo diffuso perché non abbiamo una stanza fisica da dedicare e forse non ci interessa neanche tantissimo, quindi ci piaceva che fosse diffuso nel territorio. Un museo partecipato, e qua torniamo al punto cruciale del nostro incontro, è un museo del presente, quello che dicevo prima. Benissimo le tracce storiche, ma non sono nulla se non ci sono i nostri occhi a rinegoziarle, riattualizzarle e a interpellarle. Per fare tutto ciò, come abbiamo fatto? Abbiamo partecipato a un bando, che è come si lavora più frequentemente, diciamo, non avendo una linea di finanziamento regolare, e abbiamo bussato alla porta della Pinacoteca di Brera a Milano. Questo lo dico proprio anche in una logica, diciamo, motivazionale e antidepressiva, nel senso che noi siamo una realtà relativamente piccola, però ci abbiamo provato, no? Abbiamo scritto al direttore dicendo: guarda, noi avremmo questo progetto, vi andrebbe di partecipare con noi al bando? Lui ha detto sì sì, bellissimo, cose che ogni tanto succedono. Abbiamo partecipato, abbiamo vinto questo bando, non pensate a grossissime cifre, ma insomma quello che ci serviva, e con loro abbiamo immaginato questo progetto che si chiama Brera Greco, greco a Brera, quindi una sorta di antenna di Brera sul territorio e viceversa. Sottolineo e viceversa perché a entrambi interessa che non ci sia un discorso il grande museo che va in periferia come sono bravi, oppure a noi che stiamo a Greco dire però siamo, come dire, abbiamo le spalle larghe perché dietro di noi c'è Brera. No, l'idea è proprio che siamo due realtà autonome e distinte che hanno interesse a dialogare, quindi in una logica, come dice il direttore, non coloniale, ma anzi di assoluta, come dire, libertà. Con loro realizzeremo delle discovery box, cioè dei piccoli musei in valigia, proprio delle valigie, adesso dobbiamo capire come, ma che hanno al loro interno delle tracce materiali del quartiere e delle attività che andiamo a proporre alle scuole, alle biblioteche, alla piscina, al refettorio ambrosiano, eccetera, eccetera. Per recuperare le tracce della memoria abbiamo fatto un lavoro quasi porta a porta, andando a parlare con gli anziani, andando a parlare con lo storico locale, con la maestra, con i ragazzi della ciclofficina, con tutto il quartiere, e abbiamo ricavato tantissime preziosissime informazioni. Queste informazioni sono diventate da poco delle passeggiate, dei tour che noi facciamo. C'è anche un podcast, lo trovate su Easy Travel, si chiama proprio Mubig, quindi proprio i racconti letterali fatti dalle persone sono diventati proprio delle tracce audio che si possono seguire nel quartiere attraverso una mappa. Ci sono dei QR code e noi li organizziamo anche con le persone che fisicamente ci hanno accompagnato in questo percorso. Quindi a destra quel signore con la polo rossa è il Gianni Banfi, che è lo storico del quartiere ed è una persona che ci accompagna volentieri in queste passeggiate. Da questo a cerchi concentrici sono nate tantissime cose, anche questo mi sembra importante. È nato un orto condiviso, è nato un progetto di riqualificazione delle arcate attraverso murales, e poi avendo Abicità in gestione molte di queste arcate, dentro ci saranno attività sportive, stiamo lavorando sull'idea di realizzare un piccolo cinema e via dicendo. C'è un mercato a chilometro zero e c'è una parete di arrampicata che abbiamo fatto in crowdfunding con il Comune di Milano. Ecco, una zona che prima era chiusa, quasi un po' rimossa dall'immaginario della città di Milano, è tornata a essere veramente molto viva. A me colpisce ogni volta che vado, sembra proprio una piazza, è una piazza abitata, attraversata, soprattutto con una dinamica fra generazioni molto diverse. E concludo proprio con queste immagini, cioè l'idea che il museo e lo spazio pubblico, privato, lo spazio in cui andare a portare il proprio sguardo e le proprie interpretazioni, sia uno spazio che appartiene ai cittadini, che appartiene alle persone che sono, diciamo, detentrici di quello sguardo. Quindi in qualche modo un invito a riappropriarci di questa responsabilità. Il museo
vuoto, il museo senza di noi non è niente, è una stanza chiusa, no? Siamo noi i protagonisti di quello sguardo, quindi davvero credo che ci sia spazio per andare a portare dei progetti, delle proposte, delle domande. In questo senso veramente sono molto contenta di condividere questo clima di progettualità e spero di essere, come dire, informata su quello che succederà, e vi faccio veramente un grande in bocca al lupo. Grazie mille. Grazie davvero ad Anna, con lei credo che, ecco, il salto lo abbiamo fatto, no? Dal museo territoriale locale, proiettati verso una nuova dimensione, verso proprio un nuovo museo. Credo che di spunti ce ne abbia lasciati tantissimi su cui iniziare a meditare, no? per il nostro futuro, spunti proprio, no? per questo passaggio a questo luogo che deve diventare davvero un punto di cittadinanza attiva, un punto dove sia possibile anche discutere di diritti, di identità, di questioni sociali, insomma. Museo quindi non solo come luogo della visione, ma museo come punto di partenza sulla storia di un territorio verso, no? verso un futuro che ci proietta come città, insomma, verso nuove dimensioni. I prossimi due interventi li seguiremo in streaming. Ecco, la prossima relatrice, credo che molti di voi la conoscano, Emanuela Pulvirenti. Adesso proviamo a connetterci con lei. Lei vive in Sicilia, quindi l'accogliamo tra di noi appena riusciamo. Eccola, si è. Curatrice del sito Didattica Arte, un sito di progetti che insomma usiamo spesso abitudinariamente per le lezioni di storia dell'arte. Emanuela, buongiorno, quindi ti lascio spazio per questo intervento che tratterà proprio, ecco, il rapporto tra la scuola e i musei in un'ottica, come abbiamo detto, di trasformazione verso luoghi di cittadinanza attiva. Prego. Grazie mille, grazie per questo invito, buongiorno a tutti. Vorrei cominciare questo intervento facendo un attimo un passo indietro, soprattutto per gli studenti, e tornando a capire qual è la missione del museo. Secondo l'ICOM, che è un ente, International Council of Museums, che si occupa anche proprio di dare la definizione che varia col tempo della funzione del museo, ecco, attualmente siamo a questa definizione: il museo è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze materiali ed immateriali dell'uomo e del suo ambiente, li acquisisce, le conserva e le comunica, e specificatamente le espone per scopi di studio, educazione e diletto. Questa definizione è stata acquisita nella normativa italiana, aggiungendo sulla parte finale promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica. Quindi ecco che alle funzioni, quelle più basilari che deve avere un museo, cioè conservare degli oggetti e esporli, funzioni che peraltro non sempre sono perfettamente compatibili tra loro, perché certi manufatti nel momento in cui vengono esposti sono anche sottoposti a un deterioramento, e quindi la loro migliore conservazione paradossalmente avverrebbe se fossero conservati e non visibili al pubblico, ma questo è un altro discorso. Però a queste due funzioni, che chiaramente ci sembrano ovvie, c'è quello della ricerca. Il museo non può semplicemente essere un magazzino di oggetti, ma deve studiarli continuamente, approfondirne le origini e la storia, e la conoscenza, quindi deve promuovere esternamente al museo stesso la conoscenza di questi oggetti. Recentemente l'ICOM sta promuovendo una definizione più ampia del museo. L'Italia sta facendo una sua, diciamo, definendo un concetto un po' più avanzato e più aperto, per cui si sottolinea che il museo adesso deve essere anche accessibile e inclusivo.
è che oltre a promuovere la conoscenza bisogna promuovere il pensiero critico, la partecipazione e il benessere della comunità. Ecco, questi elementi, anche se ancora non fanno parte della definizione ufficiale, chiaramente già tanti musei li stanno portando avanti, come avete sentito dal precedente intervento. Quindi il museo come centro culturale, non come magazzino polveroso dove andare a vedere delle cose, quindi un approccio puramente visivo. Tutto questo è ancora più importante nell'ambito scolastico, perché se fino ad ora, più o meno con alcune interessanti eccezioni, il rapporto tra scuola e museo consisteva in questa visita spot degli studenti che diventava la gita, con ricadute insomma molto variabili, poco strutturate e spesso assolutamente strane al percorso scolastico, al curriculum dello studente. Quindi succedeva che, soprattutto per me che insegno storia dell'arte, la cosa spesso strideva parecchio: studenti del primo anno immersi nell'arte greca classica si ritrovavano improvvisamente ad una mostra sull'arte astratta, della quale alla fine restava poco, perché non si inseriva assolutamente in qualcosa che conoscevano e non avevano modo di appropriarsi di quegli elementi, di quelle nuove conoscenze. Allora ecco che bisogna ripensare completamente questo rapporto tra scuola e musei. Non può essere la visita random fatta in maniera estemporanea e del tutto slegata dal percorso. Deve avere delle fasi e deve essere strutturata, e non deve essere univoca, unidirezionale. Il museo propone alla scuola, ma la scuola propone e lavora con il museo in una posizione di interscambio. Proprio in questo periodo sto curando delle lezioni per un master dell'Università LIMEC legato proprio all'accessibilità e alla comunicazione museale, in cui mi occupo della didattica museale per il secondo ciclo, e con i partecipanti abbiamo stabilito insomma una sorta di quasi protocollo di lavoro museale, che è quello delle tre fasi. Il museo deve proporsi attraverso i suoi operatori in una fase precedente alla visita, una fase poi che è quella proprio che si svolge durante l'ingresso e l'osservazione all'interno del museo, e un dopo visita. Quindi devono esserci tre momenti in questa strutturazione del percorso. Il prima chiaramente è molto vario, non esiste la ricetta perfetta, ogni museo ha bisogno di un suo percorso diverso in base a quello che espone, alla sua natura e in base anche al tipo di scuola con cui ci si sta collegando. Parlare e rivolgersi a una scuola media è diverso che lavorare con un liceo artistico, ovviamente. Quindi ci possono essere tre tipi di attività che si possono fare nel prima. Uno è quello della semplice informazione. Prima che tu vada al museo ti racconto qualcosa di ciò che andrai a vedere, perché tu insomma non arrivi lì totalmente spaesato, senza avere nessuna idea di quello che vai a vedere. Una parte del racconto che ti avrei fatto al museo te la faccio già prima, così inizi anche a, come dire, sedimentare alcune informazioni. I tempi di apprendimento richiedono anche questo. Certe cose, come appunto un momento informativo, potrebbe essere realizzato anche appena si entra nel museo, ci si ferma, vi racconto la storia del museo, delle collezioni, però la visita si fa poi un po' anche pesante, corposa, quindi separare, scorporare alcune cose che avremmo raccontato al museo in un momento precedente può essere assolutamente efficace e fondamentale. Chiaramente questo si può fare in tanti modi. Potrebbe essere l'operatore museale che si reca nelle classi e inizia a dialogare, a raccontare, lo può fare online attraverso una videochiamata, ormai per fortuna insomma tutte le scuole si sono attrezzate di strumenti per farlo. La pandemia ci ha insegnato a farlo in maniera anche molto naturale, a non farlo come forma eccezionale di comunicazione.
Ma c'è anche una terza possibilità, cioè il museo offre dei materiali che l'insegnante può utilizzare in classe per preparare gli studenti, quindi non c'è un rapporto diretto in questo momento con il museo, ma l'insegnante fa da tramite. L'insegnante può fare da tramite anche attraverso un'altra operazione preliminare, annuale. Il museo può formare tutti i docenti della sua zona informandoli delle mostre, delle attività che si possono fare, dei nuovi laboratori che si stanno realizzando insieme agli operatori di didattica museale. Quindi è un tipo di formazione che prescinde dalla visita vera e propria, ma può essere fatta estesamente attraverso un vero e proprio cartellone di incontri e di attività che il museo può fare in maniera continuativa con i docenti. Naturalmente può esserci un coinvolgimento maggiore in questa prima fase, non è detto che debba essere solo questo mero racconto, vedrete questo, il museo nasce in questa data, ma alcune cose possono essere già un'anticipazione per coinvolgere i ragazzi a fare qualcosa nel museo. Quindi se nel museo viene chiesto poi di fare un'attività, per esempio di animazione, che dovranno fare gli studenti stessi, alcuni materiali possono essere forniti agli studenti per prepararli. Vi faccio un esempio concreto: una mostra dedicata al futurismo prevedeva che i ragazzi all'interno della mostra recitassero delle poesie futuriste. Chiaramente non era una cosa che poteva essere realizzata all'impronta, i ragazzi dovevano un attimo studiarle, conoscerle, quindi questo materiale veniva presentato precedentemente, i ragazzi si preparavano per collaborare in pratica alla mostra nel momento poi della visita. Sono tutti momenti che possono insomma creare questa prima fase di apertura, di conoscenza. Qualcuno sostiene: non diciamo troppo ai ragazzi perché roviniamo la sorpresa. Ecco, naturalmente se ci sono dei musei in cui tutto si gioca su questo fattore, è ovvio che a quel punto questo momento iniziale sarà diverso, verranno date delle informazioni magari più neutre, tali da non anticipare nulla di ciò che invece deve essere vissuto in forma molto esperienziale. Un esempio sono i musei tattili, in cui la visita viene fatta magari bendati, studenti vedenti e studenti non vedenti, che è un'esperienza molto forte e che forse non vale, non è il caso di anticipare troppo. Un'altra forma di lavoro precedente alla visita è quello della ricognizione social. Studi fatti sui visitatori dei musei hanno rilevato che i più giovani, quando devono andare autonomamente in un museo, non cercano la classica guida, il libricino, eccetera, ma vanno sui canali social per capire che spirito ha quel museo, come si pone col pubblico, che linguaggio usa, così come sul sito web. I siti dei nostri musei, musei statali soprattutto, purtroppo sono piuttosto carenti da questo punto di vista. Magari sui social, ecco, grazie alla novità dei social media manager che si sono fatti molto creativi in periodo di pandemia, in cui dovevano comunicare senza poter mostrare gli oggetti, ecco che spesso c'è una certa discrepanza sull'immagine che i musei hanno sui social, sui siti che invece sono spesso un po' invecchiati ed è difficile esplorare un museo e farsi un'idea da alcuni siti che sono rimasti soltanto con 4 informazioni sugli orari e sul biglietto, ma non hanno il catalogo, non hanno una linea del tempo, non hanno modo di offrire più di tanto, meno che mai la visita virtuale, che potrebbe essere un'opzione interessante da fare a scuola per cominciare a farsi un'idea e poi farsi un'idea fisicamente. Quindi anche queste due modalità, la visita sui social e la visita sul sito, possono anticipare la visita vera e propria. Il durante ovviamente può avere anche questo, diverse declinazioni. La cosa più elementare è la visita guidata,
che però è anche la più rischiosa nel caso delle scolaresche, perché nel momento in cui io racconto e tu ascolti, lo sappiamo anche noi docenti, c'è il rischio che questa cosa diventi pesante, che ci sia un sovraccarico di informazioni. Arrivati al quarto quadro, già i ragazzi non riescono più a seguire. Allora forse si possono andare a vedere le opere fondamentali e poi lanciare delle piccole sfide. Ovviamente se le classi, ecco, sono all'altezza di potersi muovere autonomamente, cercate l'opera con la lumaca, fotografatela e mettetela su Instagram con un hashtag particolare. Cercate il cratere con questa decorazione. Insomma, una sorta di caccia al tesoro, qualcosa che coinvolge in una scoperta autonoma di percorsi, di narrazioni. Registrate le vostre impressioni, raccontate con un tweet l'opera che vi sta maggiormente affascinando, ricreate il vostro percorso con una serie di punti in una mappa. Possono esserci a questo punto infinite opzioni, incluse poi quelle più laboratoriali. Se il museo ha gli spazi adatti, manipolare, creare delle opere, riprodurre elementi, ispirarsi alle opere viste, chiaramente ha una grande efficacia, soprattutto poi per i studenti più giovani, ma piace molto mettere le mani in pasta anche ai più grandi, ai quali questo viene spesso precluso, invece hanno una voglia di toccare, di sporcarsi le mani enorme. Alcuni esperti suggeriscono: non facciamo fare il lavoretto individuale a tutti la stessa cosa, facciamo un'opera collettiva che poi viene esposta nella scuola e diventa un elemento di richiamo, di divulgazione, questo fa parte del dopo, e comunque un oggetto che non finisce là come le bomboniere del matrimonio che poi andiamo a nascondere in qualche mobile, ma resta come testimonianza di un percorso costruttivo fatto tutti assieme. Altre attività possono essere quelle di drammatizzazione, parlavamo poco fa della poesia, ma anche il coinvolgente tableau vivant. Siamo davanti, chiaramente questo più adatto a pinacoteche e luoghi con dipinti, mettiamoci nelle pose del dipinto, fotografiamoci, vediamo se siamo stati bravi a imitarlo. Uno stratagemma che obbliga a guardare con grande attenzione l'opera d'arte quando siamo nel museo, insomma, tra le dimensioni, le distanze, una serie di elementi, ci focalizziamo su uno sguardo rapido, siamo distratti dagli altri quadri. Concentrarsi e drammatizzare un dipinto diventa un modo invece per guardarlo con maggiore attenzione. Quindi ecco, i tre momenti possono essere conoscenza, scoperta autonoma, laboratorio, dove dentro queste voci ci può veramente stare di tutto, sta anche alla creatività degli operatori museali. Il dopo: senza un dopo tutto questo rimane gita di classe, bellissima, divertente, coinvolgente, ma senza ricadute didattiche sul percorso scolastico degli studenti. Quindi ci vuole qualcosa che possa portare a un consolidamento, a bocce fredde, passato diciamo quell'emozione diretta, bocce ferme, ripensiamo che cosa ci ha colpito, perché vogliamo scoprire qualcosa in più di quest'opera, andiamo a vedere la storia del dipinto più nel dettaglio, la vogliamo raccontare, vogliamo inventare un racconto su quest'opera. Possiamo fare tante cose che possono servire a sedimentare, metabolizzare, assimilare questo percorso fatto. Questo può essere fatto sia al chiuso della classe, ma anche come restituzione al museo, cioè il museo mi lancia una serie di sfide da portare avanti dopo, io le accolgo e comincio a lavorare e a rimandare indietro delle foto, dei tweet, degli elaborati, dei racconti, dei video, ma anche delle audioguide che posso avere costruito scegliendo le opere durante il percorso museale per costruire assieme poi un rapporto duraturo.
Nel momento successivo alla visita, la scuola, per esempio, la classe può pensare di riscrivere le didascalie delle opere. Nei musei archeologici notavamo il fatto che ci sono delle diciture che sono quelle per i tecnici. Se io scrivo strigile, i ragazzi non sanno cos'è, probabilmente passeranno davanti a questo oggetto in maniera del tutto indifferente. Ma se riscrivo la didascalia, raccontando brevemente questa cosa della pulitura, del grasso e dello sporco dell'atleta dopo la competizione, allora forse sto realizzando anche qualcosa che servirà ai futuri visitatori. Quindi in questo senso c'è poi una circolarità tra scuola e museo, non si esaurisce tutto con la visita, ma la visita diventa un momento di una sorta di rapporto permanente in cui la scuola adotta il museo adotta la scuola. La scuola quindi diventa un elemento anche di divulgazione, non restituisce solo al museo, ma anche alla comunità. Può restituire attraverso qualcosa che sta sul sito della scuola, le altre classi conoscono questo racconto e se ne arricchiscono, ma anche a tutto il resto della comunità del web, perché le classi possono diventare dei testimonial, come sta succedendo adesso, attraverso il loro personale racconto. I musei lo stanno cominciando a fare, i racconti e le foto dei visitatori diventano nuova linfa per chiamare l'attenzione su di sé, la scuola lo può diventare più di qualsiasi altro visitatore, perché ci lavora a livello culturale, a livello di crescita. Quindi forse è veramente l'interlocutore principale che dovrebbe avere il museo. Questo è tutto, vi ringrazio dell'attenzione. Grazie Manuela. So che ecco, non hai molto tempo per rimanere con noi, io ti ringrazio tantissimo per questo intervento, insomma. So anche che sei molto presa, ma che comunque hai trovato il tempo e lo spazio da dedicarci in questa giornata insieme. Spero un giorno di poterti ospitare a Vigevano, di fartela conoscere, di portarti via almeno per qualche giorno dalla tua bella Sicilia, anche se so che insomma sei nella culla, no? della cultura, proprio alle radici storiche, quindi sei in Magna Grecia, diciamola così, da insegnante di storia dell'arte, e quindi sarà dura portarti qua, però ti aspettiamo a braccia aperte. Per adesso grazie infinite per gli spunti che ci hai dato, per il tuo bellissimo intervento, ti lasciamo andare, poi insomma ci risentiremo presto, va bene? Grazie a voi, grazie. E arrivederci, grazie a voi. Ecco, il prossimo intervento, l'ultimo che ascoltiamo questa mattina, è sempre in streaming, vedo già collegate, le ringrazio, Germana De Michelis, che è Senior Lecturer in NABA, la nuova Accademia di Belle Arti di Milano, e Sara Millozza, che è co-curatrice del progetto Hybrid Town, che ci presenteranno questa mattina. Questo è un progetto un pochino diverso, nel senso che non parlerà nello specifico di musei, ma sarà un progetto che ci darà modo di capire quanto sia importante il collegamento tra scuole superiori, musei e università, in questo caso il NABA, l'Accademia di Belle Arti di Milano, e quindi le ascoltiamo, le accogliamo insomma con entusiasmo e ascoltiamo la loro presentazione. Grazie Laura. Si vede la presentazione? Sì. Perfetto. Allora, intanto ringrazio gli oratori e oratrici prima di noi, Pierluigi, Anna Chiara e Emanuela, che hanno veramente dato una fotografia, no? Hanno accompagnato questo tema museale carico veramente di molto interesse. E noi sì, facciamo, come dicevi tu, un'interpretazione particolare. Io appunto sono docente di Urban Design al terzo anno in NABA e il tema della cultura e del territorio e di quindi come avere anche una condivisione, no? degli aspetti culturali di una città sono dei temi centrali all'interno del nostro corso. Nel 2020, anticipando di qualche giorno la grande pandemia, abbiamo fatto questo progetto interdisciplinare Hybrid Town nel quartiere di Chinatown a Milano. Il dipartimento di design, il dipartimento di fashion, coinvolgendo 400 studenti.
e proprio facendo una riflessione a nostro avviso necessaria su come esistano nelle nostre città delle realtà culturali differenti che conosciamo solo tramite luoghi comuni. Quindi chiaramente se diciamo cultura cinese, ognuno di noi può dire tante cose. Noi oltretutto in NABA abbiamo anche tantissimi studenti cinesi. Io per anni ho avuto la fortuna di essere ambasciatrice per NABA in Cina, quindi è una cultura che ho veramente imparato a conoscere da dentro e chiaramente anche amato. E quindi in questo progetto ci siamo riconosciuti tantissimo, perché l'obiettivo ambizioso era quello proprio di far vedere questa, cioè di lavorare insieme in sinergia con questa Chinatown silente, che a Milano si percepisce, non c'è neanche il grande arco che caratterizza le altre Chinatown e altre città importanti, e andare proprio a lavorare col centro culturale cinese. Quindi abbiamo avuto anche l'occasione, questo è stato un altro punto di grande forza, di creare un gemellaggio col centro culturale cinese, che è un luogo, è proprio in via Paolo Sarpi, quindi centrale, un po' nascosto però, perché si passa da un portone quasi così un po' nascosto, e poi si apre un mondo, no? Si apre questo cortile, è proprio qui, proprio siamo in via Paolo Sarpi, all'interno di un portone poi si apre questo cortile che coinvolge non soltanto la comunità cinese del quartiere, perché è un luogo dove si fanno corsi di lingua, ma sia di italiano che di cinese, si fanno corsi di danza, dalla danza classica alla danza tradizionale cinese, si fanno mostre e si costruiscono insieme anche quadri, si insegna a scrivere ai bambini cinesi in italiano e viceversa, e quindi è un luogo di grandissima cultura. Noi abbiamo avuto la fortuna appunto di essere ospitati da loro e di entrare in contatto con loro, e devo dire che è stato veramente un'occasione preziosissima per entrare in una dimensione proprio sinergica tra quello che è un contenuto di una cultura, di due culture in questo caso, italiana e cinese, e del come si possa condividere a livello urbano per lasciare un segno che non sia soltanto così, insomma, fatto appunto, ripeto, da retaggi o da luoghi comuni. Per far questo abbiamo fatto un sacco, come potete immaginare, coinvolgendo 400 studenti, ci sono stati tantissimi progetti, oggi ne presenteremo solo uno, adesso lascio velocemente la parola a Sara, soltanto raccontando minimamente il nostro approccio, che poi mi sono anche risentita molto, rivista nelle parole sia di Anna Chiara nel coinvolgere appunto la comunità e quindi nell'idea, no, di far diventare la città un museo diffuso, sia in quelle di Emanuela che parlavano del prima, durante e dopo, che è in effetti un approccio fondamentale e strategico per interiorizzare alcuni processi, no? Quindi a livello proprio didattico il nostro approccio è stato quello di coinvolgere i ragazzi già camminando la città, fermandosi a parlare con la città, quindi non con le classiche interviste, ma proprio provando ad andare a mangiare lì, a stare lì. Noi ci siamo presi del tempo per stare in questo posto e incominciare a creare dei riti, entrare un pochino nel rito di questo pezzo di città, documentando. Abbiamo documentato tutto, disegnando, facendo video, facendo foto, creando dei giochi nelle panchine, cercando di coinvolgere le persone. Quindi questa è la prima parte, no? Quella di ricerca, quella che di preparazione al museo. Poi c'è la parte che è stata quella progettuale, quindi di ideazione, di un approccio, di un'idea progettuale per avvicinare queste due culture e creare un contatto. E poi il dopo è stato realizzare in mock-up, in scala 1:1, i nostri interventi che hanno coinvolto per una settimana il quartiere di Chinatown, dopodiché siamo stati chiusi in casa. Eravamo proprio nel quartiere di Chinatown quando in Cina era già scattato il coronavirus, quindi un quartiere che era già stato abbandonato e che noi con questo evento abbiamo invaso, forse anche con dei tempi e degli spazi più adatti
adatti a quello che era il nostro lavoro. Se non voglio rubare tempo a Sara, che è ormai un ex studentessa di NABA, perché lei si è laureata l'estate scorsa, e che ci racconta però questo suo progetto che si chiama, ecco vedete qui erano un pochino i progetti che abbiamo realizzato poi in scala 1-1, adesso Sara ci parla di Apparenze. Salve a tutti, allora Apparenze è un progetto che ho realizzato l'ultimo anno, il terzo anno, insieme a altre due ragazze, Asia ed Andrea, ed è un progetto che è nato con le sue difficoltà, in quanto, come diceva prima la docente Germana, ci siamo approcciati al quartiere di Chinatown totalmente inconsapevoli e siamo partite con quella che è la cosa più facile, l'osservazione. E come primo impatto diciamo che abbiamo potuto vedere l'evidente mancanza di interazione sociale, come vedete da questa immagine, tra la cultura italiana e la cultura cinese. Quindi questa mancanza di comunicazione che noi abbiamo cercato di rompere da un certo punto di vista, dicendoci ok, il nostro obiettivo, l'obiettivo del nostro progetto sarà quello di creare un tessuto urbano che favorisca la contaminazione della cultura cinese e la cultura italiana. E per farlo, come potevamo farlo, abbiamo indagato partendo da diciamo l'idea di Candy Chang, che è uno dei casi studio che abbiamo utilizzato come riferimento. Ne abbiamo avuti altri, ma questo è stato diciamo il più fondamentale, in quanto la volontà di Candy Chang è stata quella di rompere un sistema normale, cioè uno spazio pubblico e uno spazio privato, e con la volontà di integrare nello spazio pubblico un'attività privata, quindi questo è il giusto posto per piangere, questo è il giusto posto per urlare. Quindi cercare di legare l'individuo al luogo, alla realtà urbana. Quindi partendo da questo spunto abbiamo diviso diciamo il progetto in varie fasi, in quanto come primo approccio abbiamo cercato di fare un approccio semplice, un approccio grafico, attraverso un book interattivo, partendo diciamo da un'idea di Bruno Munari, di un gioco di forme, quindi l'idea di che da un gioco di geometrie ad una realtà quotidiana, quindi questo gioco tra un quadrato e un triangolo che cercano di interagire tra loro in tutti i modi possibili, cercando l'uno di diventare l'altro, l'altro di scomporsi, insieme di formare qualcosa di diverso, e questo era appunto lo spunto che ci ha permesso di coltivare il nostro progetto attraverso una seconda fase, la fase interattiva, diciamo, perché la seconda fase è stata, diciamo, la parte fondamentale del progetto, in quanto ci siamo approcciate al quartiere, come viene detto prima, anche attraverso che cosa? Attraverso una domanda: che cos'è per te? Vedendo questa divisione tra la cultura cinese e la cultura italiana, abbiamo cercato di, in primo luogo, di domandare personalmente, quindi andando lì e interrogarli, ma avendo un approccio totalmente differente, più intimo, più riservato, abbiamo deciso di fare un'installazione, e questa installazione ci ha permesso di far emergere alcuni aspetti della cultura cinese che noi non eravamo per niente consapevoli. Quindi questa installazione è composta da cosa? Diciamo da una domanda principale nelle tre lingue, perché appunto abbiamo capito che comunque c'era una difficoltà anche dal punto di vista della lingua, e di fare un'installazione intima, cioè all'interno dello spazio, soprattutto dove? All'interno dello spazio del centro culturale cinese, che ci ha permesso di fare questa installazione, lasciandoci un piccolo spazio dove poter appunto applicare questi tubolari di cartone, molto semplici, con sopra questa domanda: che cos'è per te, che cosa? Abbiamo fatto diciamo una constatazione di quali erano le parole diciamo più giuste da domandare, quindi abbiamo scelto delle domande, cioè delle parole totalmente strutturali a una società, quindi una scuola, la casa, la famiglia, il lavoro,
e dall'altra parte invece il lato emotivo, quello che rispecchia diciamo di più l'intimità di una persona, l'amore, la libertà, l'amicizia, la paura. Abbiamo lasciato l'installazione per penso una settimana abbondante, una settimana e mezza, sperando in delle risposte perché non era nulla di certo, e appunto in modo positivo abbiamo visto che i ragazzi del centro culturale e non solo hanno risposto a queste domande e ci siamo riviste molto, in quanto da un punto di vista emotivo eravamo più o meno sulla stessa onda, no? Tipo la libertà è quando noi non dipendiamo da nessuno, la famiglia è protezione. Avevamo degli stessi concetti su certe cose, ma su altre cose totalmente differenti. Quindi abbiamo detto che okay, utilizziamo questa differenza per poter creare il nostro progetto. E da lì è nato il progetto finale, che è l'installazione temporanea che abbiamo fatto soprattutto nella zona di Paolo Sarpi, perché ovviamente l'approccio al progetto era su tutto il quartiere di Chinatown. Noi abbiamo deciso di selezionare la zona di via Paolo Sarpi, che è la zona principale, più evidente, dove le persone ci passano più costantemente, e abbiamo detto ok, qual è la parte, cioè l'elemento più caratteristico di questa via? Sono i cartelli, essendo una zona pedonale. Quindi abbiamo detto ok, riprendiamo quelle che sono le forme iniziali che abbiamo utilizzato, che sono il quadrato e il triangolo, e cerchiamo di sfruttarle per il nostro progetto. Il quadrato è diventato, diciamo, la cultura occidentale, in quanto rispecchia delle dinamiche della cultura occidentale, e invece il triangolo è diventato rappresentante della cultura orientale. E con ciò abbiamo, diciamo, indagato determinati temi con difficoltà, e chiedendo e continuando a rimanere in contatto con le persone del centro culturale, partendo da delle cose molto evidenti di differenza, come abbiamo fatto sul governo, sull'emozione, sul rispetto, sull'amore e sull'opinione personale. Abbiamo scelto questi cinque, ma saremmo potuti andare avanti per mille anni, penso, per tutta la via. Il primo è il più evidente, e quello che caratterizza alla fine quella che è la nostra abitudine nella società, ed è il governo. In Occidente il popolo che sceglie per il bene dello Stato, mentre l'Oriente è il governo che impone una voce sulle altre. Quindi attraverso queste iconografie semplici cercavamo di far capire un concetto all'interno di una realtà quotidiana, una strada che poteva cambiare il punto di vista, cambiare l'obiettivo finale, no? L'Occidente dal punto di vista dell'emozione è individuale, mentre nell'Oriente siamo rimaste sorprese che l'emotività coincide con quella della comunità, quindi non rispecchia la mia singola identità, e per noi è stato molto un impatto, tipo ma come? Poi l'altro è, il successivo è il rispetto. Noi siamo abituati a guardarci negli occhi quando parliamo, e per noi è una forma di rispetto, mentre per loro è una forma di rispetto non guardarti durante una conversazione per non recarti disagio. Piccole, sono sottili queste differenze, ma che abbiamo capito che provocavano un disagio all'interno della realtà sociale. Poi l'amore, che in Occidente è libero, sia dei Don Giovanni in Italia, mentre in Oriente c'è la priorità al Gaokao, che è un esame che definisce il tuo futuro, quindi se effettivamente farai successo o non viene definito da questo esame, e quindi prima di questo non c'è la possibilità di costruire una relazione, almeno non approvata dalla famiglia. E successivamente c'è l'opinione personale. In Occidente è fondamentale per la conoscenza di ogni singolo individuo, mentre l'Oriente l'opinione personale è parte di un'ideologia collettiva, quindi se io non ho la tua stessa opinione non la dico la mia, mentre in Italia è totalmente diverso. Con questi cinque cartelli rappresentati con l'idea era quella di inserirli in un contesto urbano, quindi che potessero fare una differenza nel contesto urbano, abbiamo deciso di selezionare il cartello che è la rappresentazione del concetto, seguito da una striscia che passa attraverso tutta la strada, che sono delle strisce concettuali in un certo senso, perché è il momento di congiunzione, quindi attraversi quella superi quella striscia, tecnicamente dovresti superare il concetto, hai visto che allora loro la capiscono in un modo diverso, quindi ti avvicini a loro in un certo senso idealmente.
e un QR code, che è stato, diciamo, il nostro, ha ripreso quella che è stata il nostro momento importante della seconda fase, in quanto è la possibilità di interagire, perché noi senza l'interazione con il centro culturale probabilmente non ci sarebbe stato lo stesso appeal, nel senso che abbiamo dato la possibilità di esprimersi, ma non come lo facciamo noi, ma come è più corretto per la loro cultura, quindi in modo, diciamo, più intimo. E col QR code abbiamo dato la possibilità che questa intimità di espressione potesse continuare, quindi che cos'è per te l'amore, che cos'è per te, cioè in questo caso la libertà, eccetera. E questo è il montaggio dei cartelli insieme alle mie compagne all'interno della via di Palo Sarpi, e ha fortunatamente riscosso molto successo, nel senso che è stato pubblicato sulla Repubblica, destando curiosità, e praticamente li hanno chiamati gli omini con i cuori, curiosi cartelli che spuntano in via Sarpi a Milano, ed era proprio questo il nostro obiettivo, che con un gesto semplice, con una comunicazione immediata, chiara a tutti, attraverso iconografie o scritte nelle tre lingue, potesse essere di facile comprensione questa leggera differenza che effettivamente poi porta ad avvicinare le persone, a capirsi le due culture, ad interagire tra di loro, e senza la domanda noi non avremmo potuto fare questo. Quindi è il concetto sottile espresso con un linguaggio semplice che ha creato una coesione nel tessuto urbano. Quindi questo è il progetto che appunto è durato per l'evento di Hybrid Town. Volevamo concludere con un video, poi magari lo vedete, poi mi direte anche se lo sentite. Si vede? Sì, ma non parte almeno. La famiglia è una grande cosa, la nostra radice è il punto di partenza, la cosa più importante del mondo. La famiglia è il regalo più grande. L'amicizia invece è una cosa molto bella, ma difficile. Amicizia significa essere se stessi, vuol dire comprensione. La casa è una cosa, una bolla di cui non si può farne a meno. Casa vuol dire sentirsi a proprio agio in qualsiasi momento. Casa significa famiglia. La scuola è un inferno, un luogo in cui gli vengono dati troppi compiti. La scuola è dura, ma anche il futuro del nostro mondo. Amore è quella cosa che influenza l'umore di due persone, una cosa che può richiamare la paura. L'amore significa perdono, è quella cosa difficile da ottenere, è un punto della propria vita. Il lavoro è sacrificio, avere l'opportunità di realizzare i propri sogni. Lavoro e la vita. La paura è prendere un cattivo voto, la mamma, il papà. La paura è non riuscire a superare le verifiche. La paura è una cosa superabile. Libertà è essere liberi nella propria natura. Libertà è poter stare con una persona. Libertà è quando noi non dipendiamo da nessuno. Qua. Grazie Sara per questo bel racconto. È stato un progetto che ha coinvolto davvero tantissimo la comunità, sia italiana che cinese, di quel luogo, in quella settimana di eventi che appunto coinvolgevano tanti altri spazi del quartiere, tanta gente è passata, e è stato veramente un momento di unione tra culture, unione tra approcci e tanta voglia di conoscere, che è quello che secondo me poi è sicuramente l'approccio corretto per avvicinare le giovani menti che ci stanno ascoltando, diciamo, no, alla curiosità di conoscere nuove cose, vecchie nuove cose, ma magari in modo un po' aggiornato, appunto, no? I nostri musei civici sono pieni di storie straordinarie, forse raccontate con una voce un po'
sottile, un po' sottotono, forse hanno appunto bisogno, no, di metodologie narrative più efficaci, però le storie vanno ascoltate, dobbiamo ascoltare le storie passate per poi costruirne sempre di nuove. Grazie Germana, grazie Sara, bellissimo questo intervento. Ecco, peccato, non siamo riusciti a sentire molto bene l'audio del video, quindi magari vi chiedo se poi siete disponibili a lasciarlo, lo carichiamo, insomma, sul sito, perché ne valeva veramente la pena. Insomma, io che l'ho visto e ascoltato in anteprima, insomma, merita di essere ascoltato e visto insomma, in modo più consono. Un progetto molto bello, come avete visto, parte dal linguaggio e va proprio, no, a studiare quello che è l'incrocio tra culture. Questo è stato il nostro ultimo intervento, visto che insomma, ci siamo abbastanza con i tempi. Vorrei chiedere ai ragazzi, principalmente in sala, se avete delle domande da fare, visto che le nostre relatrici sono ancora connesse, anche i nostri primi relatori, insomma, sono ancora qui presenti, se vogliono tornare, magari. So che avete problemi di tempistiche, ragazzi, dovete tornare in classe? Saluto allora e ringrazio la classe del San Giuseppe, che so che, insomma, mi fanno segnali che devono tornare in classe. Grazie per questa partecipazione, poi insomma ci risentiamo. Grazie ragazzi. Chiedo, visto che è rimasta insomma la classe del Cairoli, giusto? So che è una quinta, so che anche avete insomma trattato il tema dei musei come PCTO, quindi sapete tutto, siete preparatissimi. Non guardate per terra come in classe quando vi chiediamo le domande. No ragazzi, sto scherzando ovviamente, se avete qualche curiosità, insomma, grazie. Beh, noi come appena accennato, durante gli anni di terzo guardo siamo stati coinvolti. Non si sente, sentite. Funziona? Sì. No, dicevo che, come lei sa, durante gli anni di terzo e quarto siamo stati coinvolti nel progetto per le competenze e l'orientamento, no? Allora sono stati indivisi in tre gruppi, ognuno dei quali ha portato avanti un progetto, uno relativo all'elaborazione di un museo. Ah. Sentiamo poco. Siamo stati divisi in tre gruppi, ognuno dei quali ha portato avanti un progetto. Ecco, di questi tre progetti, il primo si è fatto carico di elaborare un museo, il secondo di redigere una lista di tutte le varie attività commerciali come bar, ristoranti che sono sul territorio, e un altro invece relativo allo storytelling, che si è occupato di raccontare una storia del territorio attraverso i suoi elementi salienti. Allora ci chiedevamo quale di questi progetti potrebbe avere una ricaduta pratica nel mondo del lavoro? Dunque, loro avete affrontato giusto tre progetti in tre fasi diverse. Una sì. Era la storia del territorio, la mappatura dei musei gruppo, sul sì. territorio. Il secondo invece ha redatto una lista di tutte le attività commerciali. Ok, esempio. Quindi la mappatura delle attività commerciali, invece il terzo proprio la progettazione ex novo di un museo. La progettazione ex novo di un museo pensato proprio per il nostro territorio, per Vigevano. Chi dei nostri relatori vuole dire qualcosa? La più esperta. No, io volevo dire un po'. Ecco. Come ti chiami? Come si chiama il ragazzo che ha fatto la domanda? Perché noi non lo vediamo. Ciao Antonino. La tua domanda mi piace molto. Non c'è la risposta, ovviamente. Nel senso che io penso che tutti gli aspetti su cui vi siete affacciati in questo momento sono poi fondamentali e strategici per un approccio che porta al individuare un tema e poi trovare delle soluzioni, no? Che è un approccio metodologico, un approccio progettuale che può intaccare diversi ambiti del progetto, cioè può essere, non so, una formazione da economista, da antropologo, da sociologo, da progettista. Non vedo solo un'unica figura ad affrontare dei temi così complessi e così condivisi. Il mondo del lavoro, che io so
che vi spaventa tanto, perché abbiamo a che fare con i ragazzi tutti i giorni, spaventa anche i ragazzi che hanno già fatto la scelta universitaria, figuriamoci quelli che sono ancora nella fase prima. Non vi deve spaventare nella misura in cui trovate quello che volete fare. Cioè, io penso che, come forse in passato, ma ancora adesso, ancora di più, se c'è la passione, io sento un rimbombo pazzesco, non oso pensare come senti. Io non riesco a sentire. Ah, ok. No, credo che... Aiuto, scusate. Il focus non deve essere dove c'è lavoro. Ah, ok. Il focus non... La domanda che vi dovete porre... Scusate, non riesco a parlare. Provo. Okay. Sì, adesso va bene. Può essere meglio. Cioè, la domanda che vi dovete fare voi oggi è se questa esperienza vi è piaciuta, questa esperienza di progetto anche, no? Condiviso nel gruppo, vi è piaciuta, e quale parte di questa esperienza vi è piaciuta di più. Allora, questo vi può essere utile per affrontare poi un ambito del vostro lavoro futuro. Cioè, io penso questo, che non si debba scegliere dove c'è lavoro. Il lavoro ci sarà, dove avremo tante idee, dove troveremo delle necessità, dove troveremo delle domande e dove avremo voglia di perdere del tempo a dare delle risposte. Sicuramente, io faccio un'aggiunta, è un bellissimo progetto a livello di marketing territoriale, quindi io, insomma, seguirei la strada del marketing, ecco, per approfondire, per andare avanti un discorso del genere. Quindi bravi, insomma, avete fatto un bel lavoro. Ci sono altre domande, ragazzi? Sente? Ok. Sempre ricollegandomi al progetto di alternanza a cui abbiamo partecipato, io ero nel gruppo dello storytelling e abbiamo cercato di raccontare il territorio lomellino e vigevanese secondo diversi punti di vista. Secondo voi, qual è quello che ha più potenzialità? Perché per esempio col nostro relatore avevamo fatto un discorso che centrava molto su Leonardo, e lui ci aveva detto che questo puntare troppo su Leonardo forse non aveva portato grandi benefici. Allora magari quali erano altre strade da seguire, non so. Sì, chi vuole può rispondere. Tra parentesi, i miei alunni che sono collegati, ecco, online dalla scuola, fanno un'aggiunta sul discorso di Leonardo, proprio sul fatto che si è scelta come idea strategica di marketing per rivedere la nostra città il nome di Leonardo. Chiedono a Pierluigi, secondo lui, come mai, ecco, Leonardiana, che è stato un museo e che è un museo così tecnologico, non ha avuto il successo che si pensava, secondo una sua idea. Abbiniamo. Domanda un po' difficile, anche un po' cattiva. Ci sono stati proprio problemi anche a livello gestionale della mostra, che sicuramente non hanno aiutato. Poi al giorno d'oggi quello che conta è la comunicazione. Dopo che c'era stata quella serata, quella puntata di Alberto Angela, tutta dedicata a Leonardo, avevamo avuto all'epoca non era ancora gestito da noi del comune, però conosciamo i numeri, ha avuto un boom incredibile. Poi questo boom, questo effetto, l'effetto onda è terminato, e in questo momento proprio sullo specifico di Leonardiana bisogna dire che ci sono questi problemi gestionali, per cui per esempio non è ancora il nostro e quindi non è possibile aprire un sito dedicato. Il vecchio sito adesso finalmente è stato chiuso, ma non era più nostro e dava informazioni sbagliate. Sono cose che dall'esterno dicono non si capiscono i motivi. In realtà c'erano motivi amministrativi molto seri, insomma, e forse è questo, credo che sia il motivo di Leonardiana. E probabilmente Leonardiana, anche se è recente, ormai è superato, perché essendo un museo in parte superato, voglio dire, essendo un museo multimediale, probabilmente la tecnologia è talmente rapida in questi casi. Se noi per esempio adesso non possiamo farlo per motivi di sicurezza Covid-19, noi all'epoca ai visitatori davamo l'audioguida, adesso
ci sono sicuramente dei sistemi, ci hanno anche proposto dei sistemi molto più rapidi, ma poi i ragazzi stessi mi sembra che abbiano approfondito certe tematiche. Oggi si va verso l'utilizzo di una tecnologia che permette di fare cose che in Leonardiano, ma anche negli altri musei cittadini non esistono, ma che con cui ci vogliamo attrezzare noi stessi come musei civici, ma anche il Museo del Tesoro del Duomo. Abbiamo partecipato a un bando, vediamo se adesso avremo dei contributi, un bando di Fondazione Cariplo, che è tutto basato su queste nuove tecnologie, lo storytelling, la realtà aumentata e podcast, di cui io capisco ben poco, ma voglio dire, però la realtà è questa. E io credo che il problema di Leonardiana specifico di Vigevano sia questo, la difficoltà di comunicazione data anche da difficoltà proprio amministrative e il fatto che, essendo un museo multimediale, probabilmente viene superato in fretta. Credo che una delle chiavi di lettura possa essere questa. Ecco. Niente. No, per provare a rispondere ovviamente in modo, cioè più una domanda che una risposta, non conosco il vostro progetto né così bene il territorio, però quello che mi viene da dire è che se io fossi una visitatrice che si fa accompagnare dal vostro percorso di storytelling, a me interesserebbe ascoltare quello che a voi interessa, quello che voi avete scelto, quelli che a voi sembrano i temi più interessanti, magari anche trasversali, magari temi del vostro quotidiano, non ho idea, però più che un racconto, come dire, in qualche modo istituzionale, quali sono i grandi, come dire, punti di interesse del territorio, a me piacerebbe tanto sapere come voi vivete questo territorio, quindi non credo che ci sia una risposta, poi io non sono un'esperta, però non credo che ci sia una risposta. Di nuovo mi viene da dire che è interessante il vostro sguardo su questo territorio, cioè lo storytelling lo fate voi, quindi quello è il modo in cui si costruisce. Ti faccio un piccolissimo esempio, un mio studente della Statale di Milano ha creato un canale radio che si chiama Museum, ed è dedicato ai musei, e lui con strumenti estremamente semplici, cioè un po' di narrazione, moltissima curiosità e amore per la materia che studia, dal pochissimo è riuscito a creare un palinsesto intervistando persone molto importanti del panorama culturale, partendo da un'idea di estrema semplicità, perché poi lo storytelling è quanto di più antico, cioè poi possiamo chiamarlo in qualunque lingua dell'universo, ma insomma è un patrimonio di tutti noi. E quindi ecco, come dire, non credo che la fatica sia scervellarsi su formule nuove, ma sia proprio andare a toccare con semplicità temi che però sono veramente attuali e delle domande aperte, qualche cosa che riguarda voi. Niente? No, era solo per specificare un attimo, io prima mi sono dimenticato di dirlo, però storytelling nel senso che abbiamo diviso la città di Vigevano sotto diversi punti di vista, non so, il punto di vista della calzatura, il punto di vista dei prodotti tipici, il punto di vista delle battaglie che ha vissuto il territorio vigevanese, e secondo tutti questi diversi punti di vista abbiamo cercato di raccontare lo stesso territorio sotto diversi elaborati. Era quella più che altro la mia domanda, per cercare, non so, un'attività che potesse, non dico attirare turisti dal punto di vista pratico, però che un'attività che potesse interessare più gente possibile. A te cosa interessa? Sono un appassionato di cucina, quindi mi sono occupato della parte dei prodotti tipici. E per ricollegarmi al progetto che hanno fatto i nostri compagni, quello di nuove tecnologie, hanno tra virgolette creato il museo della cassola, che è stato anche ben riconosciuto, e una bella idea, insomma. Ecco, vi chiedo, visto che avete partecipato a questa giornata, alla luce di tutto quello che è stato il vostro lavoro, che cosa ne pensate di mettere in rete i musei vigevanesi e di vederli, insomma, sotto un'ottica nuova? Se qualcuno vuole rispondere. Allora, innanzitutto è una sorta di rinnovamento che si sta formando negli ultimi anni, e volevo fare una domanda agganciandomi alla sua, che io nel percorso ho fatto anche storytelling e ho parlato della calzatura,
e abbiamo visto che c'è un museo a Vigevano che comunque è riconosciuto, è comunque parte della storia del nostro territorio. Non fa magari un po' male vedere che nel corso degli anni non si riesca a rinnovare questi musei o che magari la calzatura non sia più brillante come lo era decenni fa? Beh, fa piacere che vi siete occupati della calzatura, però vi chiederei, siete venuti a vederlo? Siete venuti? Ma quando? No, chiedo, perché non... anni fa. Perché il museo... No, perché non ho presente la visita per quello, però chiedevo per questo. Ma cosa volete? Riallestire un museo è facile a parole, ma è difficile nella pratica, perché, come potete immaginare, riallestire un museo ha dei costi. Riallestire un museo vuol dire cambiare le vetrine, vuol dire cambiare le didascalie, cambiare il sito. Per cui un museo come il nostro, in particolare la calzatura, o come i musei dedicati alla moda, in particolare, certo che si devono ammodernare, certo che si devono sempre aggiornare. Tutti i musei si devono aggiornare se non muoiono, in particolare questi musei come il nostro della calzatura. Però vi dico, un museo, riallestire, modificare, anche solamente cambiare l'interno di una vetrina, non è così scontato, perché comunque ogni cambiamento ha un costo in tempo e soprattutto in risorse economiche. Tanto che noi adesso abbiamo partecipato con Asso Lombarda, ci fornirà un progetto gratuito, cioè ci paga la redazione di un progetto che sarà assegnata a una società specializzata, poi noi parteciperemo a un bando regionale che prevede proprio la possibilità di riallestire i musei. E io la prima cosa che ho chiesto, abbiamo dato delle linee guida noi evidentemente, è stato quello di avere delle nuove vetrine e la possibilità di cambiare velocemente e senza dolore, senza fatiche, senza costi, i contenuti e le didascalie. Ecco, questo ti sto dicendo per quello che riguarda la possibilità di allestire e di rinnovare i musei, perché non è un'impresa semplice, se non si vuole fare le cose fatte bene. Per quello che riguarda la calzatura Vigevano, questo purtroppo dipende da un contesto internazionale. Vigevano ha avuto un grande passato, adesso in certi ambiti ha ancora un presente, ma infatti noi, il nostro museo stesso era nato come incentrato sulla storia della calzatura vigevanese. Adesso, se voi l'avete visto, avete visto che comunque solo una parte è dedicata alla calzatura vigevanese, tutto il resto è dedicato alla calzatura italiana e internazionale. Purtroppo però sul fatto della perdita dell'importanza di Vigevano si potrebbe discutere, anzi credo che l'abbiano discusso anche qui in più di occasioni, ecco. Grazie. Ecco, mi è parso di capire da due o tre interventi che comunque insomma i ragazzi denotano un certo dispiacere nel vedere come, ecco, le potenzialità di una città del genere siano inespresse, nel senso che potrebbero, insomma, ecco, questi musei venire glorificati meglio. Io parlo anche da insegnante, spesso e volentieri, insomma, quando arrivano i ragazzi delle prime, nessuno sa dirmi nulla della città dove vive, e questo, insomma, è compito nostro, ma un po', insomma, di tutta la comunità, di sensibilizzarvi, aiutarvi, no? Sensibilizzarvi maggiormente a quella che è la storia del vostro territorio, dove siete nati, dove vivete, e insomma sapere che esistano delle realtà anche artistiche, storiche, sociali, che vanno al di là, insomma, di altre conoscenze. Generalmente, insomma, in prima, quando chiedo due parole sulla città dove vivono i ragazzi, non sempre ottengo delle risposte. Ecco, questa era più una considerazione di dispiacere che si aggancia a quella del fatto che, ecco, purtroppo non sono valorizzati come meritano, no, le strutture locali. Lavoreremo in questa direzione per far sì che siano conosciute meglio, che insomma siano valorizzate al meglio di quello che possono fare. Ci sono altre domande? Prego, figurati.
assolutamente Germana, assolutamente. Il tema della conoscenza è molto bello, no? Perché appunto la conoscenza parte dalla connessione, quindi io posso dire una cosa quando la conosco, appunto. Quindi i ragazzi in qualche maniera che sono in aula oggi hanno già fatto questo progetto e quindi in qualche maniera hanno avuto una visione in questo ambito. E dopo gli interventi di stamattina viene fuori, no, una situazione dei musei civici presente, potente, ma non conosciuta. Viene fuori l'esperienza di cui ha parlato Anna Chiara, di questi presidi, di questi spazi che si riaccendono per connettere pezzi di città, no? Questa narrazione diffusa. E poi vengono fuori degli esempi, appunto, come magari il progetto di Sara, nati in ambito accademico, quindi ancora una volta una connessione, una comunità che conosce un'altra realtà e che insieme trovano un modo per portarsi a casa il progetto. Il progetto qual è? Il progetto è quello di vivere meglio nelle nostre realtà in maniera più consapevole e far diventare i nostri elementi culturali anche possibilmente lavoro, perché no? Allora, adesso Pierluigi stava parlando, no, di questo tema dell'aggiornamento, delle vetrine, della comunicazione. Non so, ve la lancio lì, ragazzi. Fate i lavori della quinta per la maturità, pensando a dei presidi, dei quartieri dove sono i musei, dei presidi da fare all'interno dei musei, per tenerli sempre aperti, per dare questa parte di dinamicità, questa parte, no, di cui parla Pierluigi, c'è bisogno di farsi vedere in maniera aggiornata, farla diventare dei momenti in cui la città va nel museo perché sta vivendo delle esperienze lì. E mi collego anche all'intervento di Emanuela, no? Quindi magari vai lì non necessariamente per vedere il museo che magari hai già visto e non è che lo guardi tutti i giorni, però magari vai a costruirti, non lo so, un paio di scarpe per te, vai non lo so, vai a fare dell'altro, magari vai, il presidio fisso non deve essere necessariamente, poi Anna Chiara correggimi, ma non deve essere necessariamente pertinente al museo, no? Cioè il presidio fisso può essere anche un luogo dove i ragazzi vanno a studiare e poi magari nel tenerlo aperto creano l'occasione per la signora Pina di visitare la mostra, no? Cioè, quindi magari uniamo tutti gli input di stamattina e provate a pensare. Sara forse voleva dire qualcosa. Sì, volevo aggiungere una cosa, cioè che sempre nell'ambito progettuale, se si vede un limite, come noi abbiamo visto all'interno di una realtà sociale, quindi la non comunicazione era il nostro problema, più o meno siamo sulla stessa onda, cioè il dire non viene fuori quello che c'è all'interno del museo nella maniera, diciamo, corretta, no? Non viene riferita a tutti. Allora cerchiamo di prendere il linguaggio che ha il museo, di, tra virgolette, smontarlo e cercare di applicarlo, che ne so, al di fuori del contesto del museo, far conoscere quella che c'è la realtà all'interno, trovare una modalità che avevano già utilizzata e metterla in... cioè cambiare il linguaggio, che non è una... quello che abbiamo fatto noi con questo progetto è stata la stessa cosa, cioè nel sociale andare nel centro culturale e tirarlo fuori in un certo senso, metterlo nella strada e dire... ok, nessuno andrà mai nel centro culturale a indagare nella maniera in cui lo facciamo noi, però noi tiriamo fuori quello che loro hanno dentro in una realtà che conoscete tutti, che potete capire tutti e che possiamo indagare insieme e che può continuare, perché volendo questo progetto può essere applicato a 20 quartieri diversi, perché un sacco di quartieri hanno queste realtà molto distanziate. Adesso faccio l'esempio del mio progetto per farvi capire meglio, ma tu prendi una cosa, la scomponi, crei un altro linguaggio, che non è il linguaggio che funziona, non è il linguaggio che ha la regolina, la scritta, che sicuramente diventerà famoso o che sicuramente ci possiamo fare soldi sopra. Cioè, il concetto è, mi incuriosisce, lo prendo, lo analizzo, lo apro e lo faccio in modo che questa mia curiosità venga fuori per tutti. Cioè, è quello il bello di progettare, di creare qualcosa di diverso, che poi funzioni o non funzioni. Anche noi non è che avevamo la sicurezza che saremmo finite sulla Repubblica, però era una nostra esigenza quella di voler dire e comunicare quello che c'era lì e che vedevamo bloccato lì e portarlo fuori. Quindi cioè, è anche una cosa di quasi da bambini, se volete, passatemi il termine, è una volontà di giocare con quella che è la nostra, in senso ovviamente costruttivo e produttivo, in senso di quella che è la nostra cultura, la nostra conoscenza,
senza, alla fine non riuscirete mai a conoscere tutti i modi, però c'è sempre, ci sarà sempre un modo diverso, e questa è la cosa divertente del progettare, e ognuno avrà il suo modo, no? Quindi non lo so, sì, come anche quello, il progetto che, hai visto, che avete visto prima, no? Greco, Brera Greco, no? Cioè, cioè questa idea del tirare fuori periferia, centro, del ribaltamento, del cambio del punto di vista. Basta, mi taccio. Esatto, anch'io. Dato, è finito. No, io volevo solo dire che secondo me siete bravissimi, veramente, cioè sono molto colpita del grado di rielaborazione critica che avete fatto, della voglia di incidere, della conoscenza che avete sviluppato, cioè che mestiere farete? Boh, lo inventerete voi, come diceva prima Germana, il mestiere che farete ancora non esiste, però avete tutti gli strumenti per inventarlo voi, questo è molto, come dire, consolante. Grazie davvero. Non ci sono altre domande? Allora, io che sono la loro insegnante, ma non ho seguito direttamente il loro PCTO, mi sono rimasta colpitissima dal portierato sociale, perché l'ho vissuto anche in un'altra veste, che è quella di Genova, dove il portierato sociale è in ambienti assolutamente degradati al massimo, insomma, e dove si sono inventati quelli della comunità Benedetto del Tronto, questa cosa qui, Benedetto del Tronto. Quindi, e del museo diffuso, con tanto di QR code e di podcast che si sentono mentre si gira, con la guida o senza guida. E quindi direi ai ragazzi che ormai hanno finito il loro... che un altro valore del vostro progetto è quello che si può portare avanti, non è chiuso, non è finito, anzi è apertissimo, quindi l'ultimissima parte del vostro PCTO potrebbe essere la confezione aperta da dare ai prossimi che lo apriranno, che continueranno il lavoro. Credo si possa intendere anche così, perché i PCTO finora erano tutti molto chiusi. Quest'anno qualcuno si è aperto, uno è questo. Non era una domanda, era un po' un concludere il loro lavoro, ecco. Ecco, io ringrazio questa quinta presente del Liceo Cairoli, ma vorrei ricordare, ecco, che per ragioni, insomma, di Covid e di spazi non siamo riusciti ad ospitare tutti i ragazzi che volevano partecipare a questa giornata. I ragazzi delle altre scuole coinvolti, Leonardo da Vinci, San Giuseppe, Casale e Itis ci hanno seguito in streaming a questa giornata, molti hanno mandato delle domande sul mio telefono, non sono riuscita a farle tutte, ma io voglio ringraziarli tutti di vero cuore, perché ecco, non hanno avuto la possibilità per ragioni di pandemia di essere qua con noi, ma ci hanno seguito questa mattina e saranno loro, in particolare insomma, terze, quarte, quinte, quindi credo il triennio, che si occuperà di portare avanti questo progetto a cui stiamo lavorando. Siamo una squadra di insegnanti che collega tutte i cinque istituti e quest'anno lavoreremo proprio su quello. Avremo piacere anche, insomma, se voi volete continuare... anche se siete in uscita, quindi proiettati verso l'università, verso il futuro, se volete continuare su questa strada, dare il vostro contributo, perché l'idea è proprio quella, no, di arrivare a presentare il prossimo anno, alla fine dell'anno scolastico, un progetto in sinergia tra le varie scuole vigevanesi, quindi tra questi cinque istituti che sono coinvolti, un progetto univoco, no, di ripensamento, di rivisitazione di quella che potrebbe essere la struttura museale. Non ovviamente dal punto di vista strutturale, ma proprio dal punto di vista di creare un'entità comune, un gruppo, potrebbe essere un gruppo di ragazzi che poi porti avanti e lavori in concomitanza con, insomma, i professionisti che già lo fanno, le nuove idee, quindi nuovi eventi, nuovi spunti, nuove serate, un progetto nuovo per una Vigevano nuova. Detto questo, io direi che insomma, mi sono fatta un appunto, perché le persone che vorrei ringraziare sono tante. Per arrivare a questa giornata non è stato facile, nel senso che noi ci stiamo lavorando da mesi, coinvolgere cinque scuole, gli istituti superiori, insomma è una cosa
sulla carta semplice ma non così facile poi da realizzare, ma grazie alla collaborazione degli insegnanti e dei dirigenti, ne sono rimasti in sala, vedo ancora un paio, però insomma erano presenti anche gli altri, io voglio ringraziarvi di vero cuore perché grazie alla vostra disponibilità, alla disponibilità dei vostri insegnanti, se siamo arrivati a questa giornata e a mettere in piedi questo progetto che porteremo avanti quest'anno. Quindi vedo la dottoressa Froio e la dottoressa che conosco bene, Carla Fiorino, che ringrazio di cuore, ringrazio anche gli altri, il dottor Panzaraso, visto che sapevo che ci doveva lasciare, e la dottoressa Righi del San Giuseppe, che è stata con noi e ci ha lasciato, ma insomma... Io farò avere il mio ringraziamento per tutto quello che insomma, è la vostra collaborazione a questa cosa, la disponibilità, quando ci vedete noi insegnanti un po' trafelati che corriamo di qua e di là perché insomma, seguiamo anche progetti come questi. Quindi grazie, grazie di vero cuore. Un ringraziamento poi all'associazione di cui faccio parte, senza l'ACLI non sarebbe stato possibile realizzare questa giornata, ringrazio il mio presidente Giuseppe Vullo e poi il mio braccio destro assolutamente che è la professoressa Elena Gorini, insegnante dell'Istituto Casale che è stata con me in tutto questo progetto, insomma senza di lei non sarei arrivata qui, ecco io ho messo la faccia da questa parte ma è come se fossimo state tutte e due sedute su questa scrivania, quindi Elena grazie, grazie di cuore. Ringrazio i relatori, contributo fondamentale, insomma la giornata si è potuta avere grazie ai loro contributi e grazie insomma, a tutti gli spunti che ci hanno dato, quindi grazie, spero che insomma, proseguiremo questa collaborazione con le relatrici anche collegate del NABA, che possiamo continuare questa collaborazione insieme per arrivare poi a un secondo evento dove vedremo i progetti concreti dei ragazzi. Ringrazio poi di vero cuore tutto Radio Cairoli che ci ha supportato, ecco, senza di loro non sarebbe stato possibile fare i collegamenti, quindi grazie, grazie infinite anche allo staff dell'auditorium, ringrazio Simonetta Scagliarini che saluto anche, mi odierà per questo, lei non vuole mai farsi vedere, però insomma sono tutto il personale è stato veramente gentilissimo, collaborativo e carino e ci ha supportato e aiutato in questa giornata. Giornata che insomma per me è stata molto bella, non mi capita tutti i giorni insomma di parlare a una platea così folta, in genere le mie classi sono più ridotte ma sono lo stesso meravigliose, per cui un saluto anche ai miei alunni. Grazie a tutti, ci vediamo la prossima volta.